Marcel fece un gesto di ringraziamento al suocero. Dopo guardò l'orologio e rialzò. Si sta avvicinando l'ora di presentarmi in servizio. Marta disse da dentro. Sto arrivando, vengo subito. Sono i vantaggi dei piccoli appartamenti. Si emette con ogni cautela un sospiro che ci si teneva dentro. E immediatamente qualcuno all'altra estremità della casa rivela. Hai sospirato, non negarlo. E poi c'è chi si lamenta dei guardiani, delle telecamere, dei rivelatori e tutto il resto. La vista della casa era fatta. Delle differenze tra l'espressione con cui ero entrati e l'espressione con cui stavo uscendo, senza voler pretendere di indagare nel segreto dei cuori, sembrava ne fosse valsa la pena. Scesero direttamente dal 34° piano al pianterreno, perché dato che Marta e il padre non erano ancora provvisti i documenti che avrebbero qualificati come residenti, Marcello doveva accompagnare l'uscita. Non avevano ancora fatto i primi passi, dopo che le porte dell'ascensore si erano richiuse, che ci prego disse. Che sensazione strana, mi sembra di sentire il suolo vibrare sotto i piedi. Si fermò, affinò l'udito e soggiunse. Ho l'impressione di udire qualche cosa simile a un rumore di scavatrici. In effetti sono scavatrici, disse Marcella affrettando il passo. Lavorano a turni successivi di 6 ore, senza fermarsi. Si trovano un bel po' di mete sotto la superficie. Lavori? Domandò Cipriano ancora. Sì, corre voce che saranno creati nuovi depositi frigoriferi. E qualcos'altro probabilmente, forse altri parcheggi. Qui i lavori non finiranno mai. Il centro cresce tutti i giorni, anche quando uno non se ne accorge, se non è ai lati, è sopra, se non è sopra, è sotto. Immagino che fra poco, quando tutto comincerà a funzionare, non ci si accorgerà del rumore delle scavatrici, disse Marta. Con la musica, le luci di articoli altoparlanti, il rumore delle conversazioni della gente, le scale mobili che salgono e scendono senza sosta. Sarà come se non ci fossero. Erano arrivata alla porta. Marcelli si sarebbe telefonata appena ci fossero state novità. Che nel frattempo conveniva cominciare a preparare il necessario per il trasferimento, scegliendo solo quello che era strettamente indispensabile portare. Ormai avete visto lo spazio di cui disponiamo, avrete capito che non c'è posto per molte cose. Erano sul marciapiede, stavano per salutarsi, ma Marta disse ancora: In realtà è come se non facessimo un trasferimento. La casa e la fornace è sempre nostra. Quello che ci possiamo portare qui è praticamente niente. È come se ci stessimo togliendo un abito per indossarne un altro, una specie di carnevale mascherato. Sì, osservò il padre, apparentemente così. Ma al contrario di ciò che in genere si affermava senza pensarci, si credeva, l'abito fa veramente il monaco. L'individuo è fatto anche dell'abito che indossa. Potranno notarsi subito, ma si tratta solo di dare tempo al tempo. Arrivederci, arrivederci, disse Marcel. Mentre salutava la moglie con un bacio. Avete tutto il viaggio per filosofeggiare, approfittatene. Marta e il padre si avviarono verso il punto dove avevano lasciato il furgone. Nella facciata del centro, al di sopra delle loro teste, un nuovo gigantesco cartellone proclamava: Ti venderemo tutto quello di cui tu hai bisogno, se non preferissimo che tu abbia bisogno di ciò che vendiamo. Tornando di ritorno a casa, o come aveva detto Marta, per differenziare dall'altra la casa e la fornace, padre e figlia, malgrado l'istigazione un po' canzonatoria e un po' affettuosa di Marcel, parlarono pochissimo, benché il più semplice esame delle molteplici probabilità derivanti dalla situazione suggerisca che abbiano pensato molto. Anticiparci con temerarie supposizioni o con avventurose deduzioni, o peggio ancora con sconsiderate immaginazioni, ciò che hanno pensato non sarebbe teoricamente. Se consideriamo la prontezza e l'impudenza con cui nei racconti di questa natura si manca di rispetto al segreto dei cuori, non sarebbe, dicevamo, un compito impossibile. Ma visto che questi pensieri, prima o poi, finiranno per esprimersi in azione o in parole che a lezioni conducano, ci è parso preferibile passare oltre e aspettare tranquillamente che siano le azioni e le parole a manifestare i pensieri. E per il primo non abbiamo neanche dovuto aspettare tanto. Padre e figlia avevano pranzato in silenzio. Il che significherà che nuovi pensieri si stavano aggiungendo a quelli del viaggio, e all'improvviso ridecisi di rompere il silenzio. Quella vostra idea di prenderci 3 giorni di riposo era eccellente, ed era non solo gradita, ma anche pienamente giustificata al momento. Però la promozione di Marcello ha modificato del tutto la situazione, badate. Non abbiamo più una settimana per organizzare il trasferimento e dipingere 300 statuette già cotte che sono nel forno. Almeno questo abbiamo l'obbligo di consegnarle. Anch'io ci ho pensato, ma sono giunta a una conclusione diversa dalla tua. Non capisco. Il centro ha già un anticipo di 300 statuine, però dovranno essere sufficienti. Le statuette di Greta non sono mica giochi di computer e braccialetti magnetici.
La gente non farà certe gomitate urlando: voglio il mio eschimese, voglio il mio essere con la barba, voglio la mia infermiera. Benissimo. Immagino che i clienti del centro non faranno a botte per il mandarino, per il buffone o per il pagliaccio. Ma ciò non vuol dire che non dobbiamo finire il lavoro. Certo che no. Però non mi sembra neanche che valga la pena precipitarci. Mi lamento di nuovo, che abbiamo solo una settimana per tutto. Ma me l'ho dimenticato. Allora, proprio come hai detto tu stessa all'uscita del centro, in fondo è come se non dovesse esserci nessun trasferimento. La casa della fornace, come l'ha chiamata, è qui. E se c'è la casa, ovviamente c'è anche la fornace. Lo so che siete un grande amante degli enigmi. Non sono amante degli enigmi. Mi piacciono le cose chiare. Va bene, non amate gli enigmi, ma siete enigmatico. Per cui vi sarei molto riconoscente se mi spiegaste dove volete arrivare. Voglio arrivare proprio dove siamo in questo momento, dove saremo fra una settimana, e spero poi per morte alta ancora. Non fatemi perdere la pazienza, per favore. Per favore, lo dico io. È tanto semplice quanto 2 più 2 fa 4. Nella vostra testa 2 più 2 fa sempre 5, o 3, o un numero qualsiasi, tutto tranne 4. Te ne pentirai. Ne dubito. Immagino allora che non dipingiamo le statuette, che ci trasferiamo al centro e lasciamo le forno così come sono. Già fatto. Vivere al centro, come ha spiegato Marcel con molta chiarezza, non è un esilio. Mica la gente è incarcerata là dentro. È libera di uscire quando vuole, di passare tutta la giornata in città, in campagna e tornare la sera. Ciprangor fece una pausa e guardò curiosamente la figlia, sapendo che avrebbe assistito al risveglio della sua comprensione. E infatti, Marta disse sorridendo, vi concedo la vittoria. Nella vostra testa 2 più 2 fa anche 4. Ho detto che era semplice. Faremo a finire il lavoro quando sarà necessario. Così non dovremo annullare l'ordine delle 100 statuette che ancora mancano. Si tratta solo di combinare con il centro le scadenze di consegna, convenienti per entrambe le parti. Proprio così. La figlia applaudì il padre. Il padre ringraziò per la pausa. Anzi, disse Marta, di colpo entusiasmata dall'oceano di possibilità positive che si era aperto davanti. Supponendo che il centro continui a essere interessato alle statuine, potremmo proseguire con la lavorazione. Non dovremmo chiudere la fornace. Proprio così. E dico statuine perché questi salti idee che ci sovvenga li convinca, o aggiungere altre figure alle 6 che abbiamo. Infatti, mentre padre e figlia assaporano le carrozzevoli prospettive che ancora una volta ci hanno appena dimostrato che non sempre il diavolo sta dietro la porta, approfittiamo della pausa per esaminare il reale valore e il reale significato dei pensieri dell'uno e dell'altro. Di quei due pensieri che, dopo un silenzio tanto prolungato, finalmente si sono espressi. Avvertiamo però fin da ora che non sarà possibile giungere a una conclusione, ancorché provvisoria, come lo sono tutte. Se non cominceremo con l'accettare una premessa iniziale, certamente scioccante per gli animi retti e ben informati, ma non per questo meno vera, la premessa è che in molti casi il pensiero manifestato è stato, per così dire, scagliato in primilena da un altro pensiero, che non ha ritenuto opportuno manifestarsi. Quanto a Cipriano Gore, non sarà affatto difficile percepire che alcuni dei soliti procedimenti sono motivati dalle preoccupazioni che lo tormentano sul risultato dell'indagine, e che pertanto, quando era inventato alla figlia che pur vivendo al centro potevano venire a lavorare in fornace, ha voluto semplicemente dissuadere a dipingere statuine. Casomai dovesse giungere domani o in seguito un ordine vicecapo sorridente o dei suoi superiori al vertice annullando la consegna, e lei debba soffrire il dispiacere di lasciare il lavoro incompiuto, o se compiuto, inutilizzabile. Più sorprendente sarebbe il comportamento di Marta, quindi impulsiva in un certo quel modo inusuale gioia, di fronte alla dubbiosa supposizione di mantenere la fornace in attività. Se non fosse possibile stabilire un rapporto fra questo comportamento e il pensiero che gli ha dato origine, un pensiero che l'ha perseguitata tenacemente fin da quando è entrata nell'appartamento del centro, e che lei ha giurato a se stessa di non confessare a nessuno, neanche a suo padre, nonostante lo abbia qui tanto vicino. Ne pensate a suo marito, magari tutto il bene che gli vuole. Quello che passò per la testa di Marta e vi ha messo radici nel varcare la soglia della porta della sua nuova casa, in quell'altissimo 34° piano con mobili chiari e due vertiginose finestre a cui non ha avuto il coraggio di avvicinarsi, fu che non avrebbe sopportato di trascorrere lì dentro il resto della propria vita, senza altre certezze se non quella di essere la moglie del guardiano residente Marcel Gacio, senz'altro domani se non la figlia che crede di avere dentro di sé, o il figlio. Ci aveva pensato durante tutto il viaggio fino all'arrivo della casa della fornace. Aveva continuato a pensarci mentre preparava il pranzo. Ancora ci pensava quando, per mancanza di appetito, spostava con la forchetta da una parte all'altra il cibo nel piatto.
Continuò a pensarci quando ha detto al padre che prima di trasferirsi al centro aveva l'obbligo di terminare le statuette che erano in attesa del forno. Terminare le statuette significava dipingerle e dipingere era proprio il lavoro che spettava a lei. Che vi fossero dati almeno 3 o 4 giorni ancora per starsi seduta sotto il gesso nero. Controvato distese al suo fianco, a ridere con la bocca aperta e la lingua di fuori. Come se trattasse di un'ultima e disperata volontà dettata da un condannato. Non chiedeva nient'altro che questo. E tutto a un tratto, con una semplice parola, il padre le avevano aperto la porta verso la libertà. In fondo, sarebbe potuto tornare qui dal centro ogni volta che lo avesse voluto. Avrebbe potuto aprire la porta di casa sua con la chiave di casa sua, ritrovare nei stessi posti tutto quanto vi avesse lasciato. Entrare nella fornace per controllare se la creta era convenientemente umida. Poi sedersi attorno, affidargli mani alla gila fresca. Solo adesso comprendeva di amare questi posti come un albero. Se potesse, amerebbe le radici che lo nutrono e lo fanno crescere. Splanogor guardava la figlia, leggeva sul suo viso, come sulle pagine di un libro aperto, e il cuore gli doleva per l'inganno con cui la stava illudendo. Se i risultati dell'indagine fossero stati talmente negativi da indurre l'ufficio acquisti al centro a rinunciare a restituire definitivamente. Marta si era alzata dalla sedia e era venuta a dargli un bacio, un abbraccio. Cosa succederà fra qualche giorno? Pensò Cipriano al Gore, ricambiando le carezze, ma le parole che pronunciò furono quelle di sempre. Col più o meno credevano i nostri nonni. Finché c'è vita, avremo garantita la speranza. Il tono assegnato con cui si lasciò sfuggire avrebbe forse fatto riflettere Marta, se non fosse stata tanta sorte le sue personali e felici aspettative. Godiamoci allora in pace i nostri 3 giorni di riposo, disse Cipriano al Gore. Ce li siamo davvero meritati, non li stiamo rubando a nessuno. Poi cominceremo a organizzare il trasferimento. Date l'esempio, è andata a fare un riposino, disse Marta. Ieri siete stati tutto il santissimo giorno a lavorare nel forno. Oggi dovete essere vestito presto. Anche per un padre come il mio, l'esistenza ha dei limiti. Quanto al trasferimento, poi ci penseremo. Questo riguarda la padrona di casa. Cipriano al Gore si ritirò nella sua stanza. Si spogliò con i lenti gesti di una fatica che non era solo del corpo. E si stese sul letto sospirando profondamente. Non rimase così per lungo tempo. Si sollevò sul guanciale e si guardò intorno come se fosse la prima volta che entrava in questa stanza e avesse bisogno di fissare nella memoria per qualche oscura ragione. Come se questa fosse anche l'ultima volta che ci veniva e volesse che la memoria potesse servirgli in futuro a qualcosa di più che nel romentaglio quella macchina sulla parete. Quella striscia di luce sul pavimento, quella fotografia di donna sul comò. Fuori, trovato abbaiò come se avesse udito uno sconosciuto risalire il sentiero, ma tacque subito dopo. Molto probabilmente aveva solo risposto, senza particolare interesse, all'abbaiò di qualche cane distante. Oppure ha voluto semplicemente farsi ricordare, per intuire che nell'aria c'è qualcosa che non riesce a capire. Cipriano ancora chiuse gli occhi per convocare il sonno, ma la bontà degli occhi fu un'altra. Non c'è niente di più triste, di più miserevolmente triste di un vecchio che piange. La notizia giunse al quarto giorno. Il tempo era cambiato. Di tanto in tanto arrivava un violento piovasco che in un minuto allagava l'aia e rullava fra le foglie increspate del gesso nero come 10.000 mazzole di tamburo. Marta aveva fatto una lista di cose che teoricamente si sarebbero dovute portare all'appartamento. Ma con la coscienza vivissima in ogni istante della contraddizione fra 2 impulsi che si scontravano dentro di lei. Uno che le diceva più autentica delle verità. E cioè che un trasferimento non sarà un trasferimento se non c'è qualcosa da trasferire. Un altro che semplicemente le consigliava di lasciare tutto come stava. Tanto più ricorda che qui ci tornerai molto spesso per lavorare e respirare l'aria di campagna. Quanto a Cipriano Gore, per togliersi la testa quella tela di inquietudini che durante il giorno gli facevano guardare l'orologio decine di volte, si era impegnata a spazzare e lavare la fornace da cima a fondo, rifiutando di nuovo l'aiuto che Marta era venuta a offrirgli. Poi sarei io che dovrei dar retta a Marcella, disse. Trovata è stata appena mandata nel suo casotto, dopo aver sporcato deprecabilmente il pavimento della cucina, con il fango che aveva portato, appiccicata alle zampe alla prima incursione, che ha deciso di fare approfittando di una scherita. L'acqua non sarà mai tanto entrare dentro casa, ma per precauzione il padrone ci ha messo sotto 4 mattoni, trasformando in palafitta preistorica un attuale banale rifugio canino. Si era a questo punto quando la suoneria del telefono squillò. Marta rispose in un primo momento quando udì la voce dire «Qui parla il centro».
pensò che fosse Marcel, pensò che le stessero passando la chiamata, ma non furono queste le parole che si udirono. Il capo dell'ufficio qui si da parlare con il signor Cipriano Gore. In genere una segretaria conosce l'argomento che il suo superiore tratterà quando le chiede di fare una chiamata telefonica, ma una centralista nel senso stretto della parola non sa mai niente. Ecco perché quella voce neutra, indifferente, di chi non appartiene più a questo mondo. In ogni caso, rendiamo la giustizia di pensare che potrebbe aver versato qualche lacrima di dolore se avesse mai potuto immaginare ciò che è successo dopo aver detto meccanicamente «Parlate, prego!». All'inizio, Marta ha immaginato che il capo dell'ufficio acquisti volesse manifestare la propria contrarietà per ritardo del consiglio di 300 statuine mancanti. Chissà, magari anche delle 600 che non sono ancora neppure cominciate. E quando aveva detto alla centralista «Un momento!», corse a chiamare il padre della fornace, aveva intenzione di dire rapidamente due parole di critica sugli errori che si era commesso non proseguendo il lavoro solo dopo aver terminato la prima serie di statuine. La parola recriminatoria, tuttavia, mi rimesse sulle punte della lingua, quando vide come si scombussolava il viso del padre nel sentirlo annunciare. «È il capo dell'ufficio acquisti, vuole parlare con voi». Cipriano ancora non ritenne di dover correre. Già si dovrebbe riconoscere merito abbastanza nella fermezza dei passi che lo conduceva alle sbarre del tribunale, dove sarebbe stata letta la sua sentenza. Prese il telefono che la figlia aveva posato sul tavolo. «Sono io, Cipriano Gore», la centralista disse. «Benissimo, le passo la comunicazione». Ci fu un silenzio, un tenue fruscio, uno schiocco. E la voce del capo d'ufficio acquisti, sonora, possente, risuonò dall'altra parte. «Buonasera, signor Cipriano Gore». «Buonasera, signore. Suppongo immagini il motivo per cui le sto telefonando oggi». «Sì, signore, dica pure». «Ho qui davanti a me i risultati e le conclusioni dell'indagine circa i suoi articoli, che uno dei vice capi dell'ufficio, con la mia approvazione, ha deciso di promuovere». «E quali sono questi risultati, signore?» domandò Cipriano Gore. «Sono spiacente di informarla che non sono tanto buoni quanto avremmo desiderato. In tal caso, nessuno potrà essere più spiacente di me. Temo che la sua partecipazione alla vita del centro sia giunta al termine». «Tutti i giorni si cominciano delle cose, ma prima o poi tutte finiscono. Non vuole che le lega i risultati? Interessano di più le conclusioni, e quelle sono già venute a saperle. Il centro non comprerà più le nostre statuette». Marta, che aveva ascoltato con ansia sempre maggiore le parole del padre, si pigiò le mani sulla bocca come per reprimere un'esclamazione. Cipriano Gore le fece dei gesti chiedendole calma, mentre rispondeva a una domanda del capo dell'ufficio acquisti. «Comprendo il suo desiderio che non resta alcun dubbio il mio spirito. Sono d'accordo con ciò che ha detto poco fa, che presentare conclusioni senza l'esposizione breve dei motivi che le hanno determinate potrebbe essere inteso come una maniera poco abile di mascherare una decisione arbitraria, il che non avverrebbe mai, ovviamente, nel caso del centro». «Meno male che è d'accordo con me. È difficile non esserlo, signore. Allora prenda nota dei risultati. Dica pure. L'universo dei clienti sul quale avrebbe inciso l'indagine sono definiti in partenza escludendo quelle persone che per l'età, per la posizione sociale, per l'educazione e per la cultura, nonché per le loro note abitudini di consumo, sarebbero state prevedibilmente e radicalmente contrarie all'acquisto di articoli di questo tipo. Ebbene, lei sappia che se abbiamo preso questa decisione, signor Gore, è stato per non danneggiarle fin dall'inizio». «Mille grazie, signore. Le faccio un esempio. Se avessimo selezionato 50 giovani moderni, 50 ragazze e ragazze al nostro tempo, può star certo, signor Gore, che neanche uno avrebbe portato a casa una delle statuine. O se l'avesse fatto, sarebbe stato per utilizzarle per il tiro a bersaglio». «Capisco. Abbiamo scelto 25 persone di ognuno dei due sessi, di professioni e redditi medi, persone con precedenti familiari modesti, ancora legati a gusti tradizionali, e nelle cui case l'elasticità del prodotto ne avrebbe stonato troppo. E comunque, è vero, signor Gore, comunque i risultati sono stati negativi». «Pazienza, signore. 20 uomini e 10 donne hanno risposto che le statuine di ricotta non gli piacevano. 4 donne hanno detto che forse le avrebbero comprate se fossero state più grandi. 3 avrebbero potuto comprarle se fossero state più piccole. Dei 5 uomini che restavano, 4 hanno detto che non avevano più l'età per giocare e l'altro ha protestato per il fatto che 3 delle statuette rappresentavano degli stranieri, per giunta esotici. E quanto alle 8 donne che restano da menzionare, 2 si sono dichiarate allergiche alla creta. 4 avevano brutti ricordi di queste specie di oggetti e solo le ultime 2 hanno risposto ringraziando per la possibilità che era stata loro offerta di decorare gratuitamente la propria casa con delle figurine tanto simpatiche. C'è da aggiungere che si tratta di persone anziane che vivono da sole. Mi piacerebbe conoscere i nomi e gli indizi di questi signori per ringraziarli», disse Cipriano Gore. «Sono spiacente, ma non sono autorizzata a rivelare i dati personali degli intervistati. È condizione inflessibile di qualsiasi indagine. Di questo tipo rispettare l'anonimato delle risposte».
Forse mi potrebbe dire comunque si vivono nel centro. A chi si riferisce? A tutte le persone? Domandò il capo dell'ufficio acquisti. No, signore, solo le due che hanno avuto la bontà di trovare simpatiche le nostre statuine, disse Cipriano Gore. Trattandosi di un dato non particolarmente sostanziale, non ritengo di venir meno alle deontologie che presiede le indagini se le dico che queste due donne vivono fuori dal centro, in città. Mille grazie per l'informazione, signore. Le serve a qualcosa? Purtroppo no, signore. Allora perché voleva saperla? Poteva darsi che avesse l'opportunità di incontrarle e ringraziarle personalmente, ma se vivono in città sarà quasi impossibile. E se vivessero qui? Quando, proprio all'inizio di queste conversazioni, ha detto la mia partecipazione alla vita del centro raggiunta al termine, stavo quasi per interromperla. Perché? Perché al contrario di ciò che pensa, e malgrado non vogliate più vedere stoviglie e statuine di questo vasaio, la mia vita continuerà a essere legata al centro. Non capisco, la prego di spiegarsi meglio. Fra 5-6 giorni verrò a risiedere lì. Mio genero è stato promosso guardiano residente e io andrò a vivere con mia figlia e con lui. Mi rallegro per la notizia e le faccio i miei auguri. Alla fine lei è un uomo molto fortunato. Non potrà lamentarsi. Appena guadagnato tutto quanto riteneva di aver perso tutto. Non mi lamento, signore. Sarà il caso di dichiarare che il centro scrive diritto su righe storte. Se da volte gli capita di dover togliere con una mano, subito dopo occorre ricompensare con l'altra. Se ben ricordo, queste righe storte di scriverci diritto si diceva di Dio, osservò Cipriano Gore. Al giorno d'oggi praticamente è lo stesso. Non ho esagerato affatto affermando che il centro, il perfetto distributore di beni materiali e spirituali qual è, ha finito per generare da se stesso e in se stesso, per pura necessità. Qualcosa che, ancorché ciò possa scioccare certe ortodossie più sensibili, partecipa della natura del divino. Anche là si distribuiscono beni spirituali. Signore, sì, e non può neanche immaginare fino a quel punto. I detrattori del centro, peraltro sempre meno numerosi e sempre meno combattivi, sono assolutamente ciechi per il lavoro spirituale della nostra attività. Mentre la verità è che proprio grazie a essa la vita può acquistare un nuovo senso per milioni e milioni di persone che erano infelici, frustrate, abbandonate. E questo, che lo si voglia o no, mi creda, non è stata opera della materia vile, bensì dello spirito sublime. Sì, signore, mi preme dirle, signor Gore, che ho trovato nella sua persona qualcuno con cui, persino nel suo edificio come l'attuale, mi ha sempre dato piacere conversare di queste altre questioni serie. Le prendo molto a cuore per la dimensione trascendente, che in qualche modo giungono al mio lavoro, dopo il suo prossimo trasferimento al centro avremo la possibilità di vederci altre volte e continuare il nostro scambio di idee. Lo spero anch'io, signore. Buonasera. Buonasera. Cipriano il corpo sul telefono sul gancio e guardò la figlia. Marta stava seduta con le mani in grembo, come se all'improvviso avesse avuto bisogno di sostenerla prima e ancora sento percettibile l'ondità del ventre. Non comprano più? Domandò. Sì, hanno fatto un'indagine dei clienti e il risultato è stato negativo. Non comprano neanche 300 statuine che sono già in forno? No. Marta si alzò, si avvicinò alla porta della cucina, guardò la pioggia che continuava a cadere e da lì, girando leggermente la testa, domandò. Non avete niente da dirmi? Sì, rispose il padre. Allora parlate, sono tutto orecchi. Cipriano ancora andò a appoggiarsi allo stipite della porta. Tirò un profondo respiro, poi iniziò. Non mi ha colta la sprovvista. Sapevo che poteva succedere. È stato proprio uno dei vicecapi dell'ufficio a dirmi che avrebbero fatto un'indagine per valutare la disposizione dei clienti nei riguardi delle statuette. La cosa più probabile, anzi, è che l'idea sia venuta a capo in persona. E quindi sono stata ingannata in questi 3 giorni, ingannata da voi, da mio padre, sognando una fornace in funzione, immaginando noi che uscivamo dal centro la mattina presto, arrivavamo qui, ci rimboccavamo le maniche, respiravamo l'odore della creta, io che lavoravo al vostro fianco, insieme a Marcella nel suo giorno di riposo. Non volevo farti soffrire, sto soffrendo 2 volte, la vostra buona intenzione non mi ha risparmiato niente. Ti chiedo perdono, e per favore, non perdete tempo a chiedermi di perdonarvi. Sapete bene che da me sarete sempre perdonato, qualsiasi cosa facciate. Se la decisione fosse stata al contrario, se alla fine il centro avesse deciso di comprare le statuine, non saresti mai venuto a sapere del rischio che avevamo corso. Ora non è più un rischio, è una realtà. Abbiamo la casa, potremo venirci quando vorremo. Sì, abbiamo la casa, una casa con vista sul cimitero. Che cimitero? La fornace, il forno, le assi di seccatura, la catasta di legna. Quello che era non è più. Può forse esserci cimitero più grande? Domandò Marta sulla loro delle lacrime. Il padre le posò la mano sulla spalla. Non piange. Riconosco che è stato un errore non averti raccontato cosa stava succedendo. Marta non rispose. Rammentava a se stessa che non aveva il diritto di rimproverare il padre.
che anche lei aveva un segreto che nascondeva al marito, che non gli avrebbe mai raccontato. «Come farai ora, dopo aver perso la speranza, a vivere in quell'appartamento?» si domandava. Trovata era uscito dalla cuccia. Gli cadevano addosso i goccioloni d'acqua che scorrevano giù dal gesso nero, ma non si azzardava. Aveva le zampe sporche, il pelo sgocciolante e la certezza di non essere ben accolto. E tuttavia, era proprio di lui che si parlava alla porta della cucina. Quando l'avevano visto spuntare e fermarsi a guardare, Marta aveva domandato: «Che ne faremmo di quel cane?» Tranquillamente, come se trattasse un argomento già mille volte discusso e che non valeva la pena riprendere, il padre rispose: «Domanderò alla vicina Isaura Madruga se vuole tenerlo. Non so se sto sentendo bene, ripetete, per favore, avete proprio detto che domanderete alla vicina Isaura Madruga se vuoi tenere trovato?» «Hai sentito benissimo, è esattamente ciò che ho detto. A Isaura Madruga?» «Se proprio ci tieni, risponderò a Isaura Madruga. Allora mi deve andare di nuovo a Isaura Madruga e continueremo così per il suo pomeriggio.» È stata una sorpresa enorme. Non potrà essere una sorpresa così grande. È la stessa persona a cui pensavi di lasciarlo tu. La sorpresa non è la persona per me. La sorpresa è che siete stato voi, babbo, ad avere l'idea. Non c'è nessun altro nel paese, magari neanche nel mondo, a cui lasciare trovato. Preferirei ammazzarlo. In attesa, scuotendo la coda lentamente, l'animale continuò a guardare da lontano. Cipriano ancora si abbassò e lo chiamò: «Trovato, vieni qui!» Spruzzando acqua ovunque, il cane cominciò a scuotersi tutto, come se solo decente e presentabile fosse autorizzato ad andare dal padrone. Poi fece una rapida corsa per ritrovarsi. Un attimo dopo, col testone appoggiato al petto di Cipriano Algor, con tanta forza che sembrava volesse infilarsi dentro, fu allora che Marta domandò al padre: «Perché tutto sia perfetto, perché non si è solo tenere abbracciato trovato, ditemi se avete parlato a Marsella della faccenda dell'indagine.» «Io non ho parlato, non mi ha raccontato niente, per la stessa ragione perché non te l'avevo raccontato io.» Giunto il dialogo a questo punto, forse ci si aspetta che Marta risponda: «Davvero, babbo, sembra impossibile. Lo avete detto a lui e avete lasciato me in ignoranza dei fatti.» In genere si reagisce così. Non piace a nessuno essere messo da parte. Ignorato è il proprio diritto all'informazione e alla conoscenza. Eppure, molto di rado, ancora ci si sconta con qualche rara eccezione in questo fastidioso mondo di ripetizioni. Come avrebbe potuto chiamarli saggi orfici, pitagorici, stoici e neoplatonici, se non avesse preferito, con poetica ispirazione, dagli il nome più bello e sonoro di eterno ritorno. Cipriano ancora si staccò dal cane, gli ordinò di tornare a cuccia e disse: «Ogni tanto c'è zecco.» Rimasero a guardare la pioggia che non cessava. A udire il monologo del gesso nero. E allora Marta domandò: «Che potremmo farne di quelle statuine che stanno nel forno?» E il padre rispose: «Niente.» Secca, tagliente, la parola non lasciò dubbi. Cipriano ancora non proferì. Al suo posto, una di quelle frasi correnti che, volendosi assumere come definitivamente negative, non si preoccupò di portare con sé due negazioni, il che, secondo la limitata opinione dei grammatici, la convertirebbe in affermazione decisa, come se una di tali frasi, questa per esempio, «non possiamo fare niente», si stesse prendendo il disturbo di negare se stessa per significare che, in fin dei conti, sarebbe ancora possibile fare qualche cosa. Marzia telefonò dopo cena. «Ti sto parlando da casa», disse. «Oggi ho lasciato la camerata del personale di sicurezza e stanotte dormirò nel nostro letto.» «Meglio così, sarai soddisfatto?» «Certo, sì, e ho notizie per voi.» «Anche noi», disse Marta. «Da quale iniziamo, dalle mie o dalle vostre?» domandò lui. «La cosa migliore sarebbe forse cominciare dalle cattive e lasciare le buone, se ci sono, alla fine.» «Le mie non sono né buone né cattive, sono notizie, semplicemente.» «Allora comincerò da quelle nostre. Questo pomeriggio ci hanno comunicato al centro che non comprano le statuette. Hanno fatto un'indagine e la conclusione è stata negativa.» Ci fu un silenzio dall'altra capo. Marta aspettò. Poi Marcel disse: «Sapevo di questa indagine.» «Lo so che lo sapevi. Il babbo me l'ha raccontato. Temevo che il risultato fosse questo. Il timore si è confermato. Ce l'hai con me perché non ti ho detto cosa succedeva?» «Né con te né con lui. Le cose stanno così. Bisogna fare uno sforzo per comprenderle e accettarle. La cosa che più mi è dispiaciuta è aver perduto l'illusione che, pur vivendo nel centro, avremmo potuto continuare a lavorare nella fornace. Non ho mai pensato a questa possibilità. Non è un'idea nata dalla mia testa, è uscita fuori parlando con il babbo.» «Ma lui non poteva essere sicuro che le statuine sarebbero state accettate. Ha voluto risparmiarmi, come me, come te. Il risultato è l'inganno, che sono stata felice come un uccellino in questi giorni. È il caso di dire che non è tutto andato perduto,
Insomma, non piangiamo sul latte versato che tante lacrime hanno fatto scorrere nel mondo. Parlami delle notizie che vai da darci. Mi hanno concesso 3 giorni per il trasferimento, incluso quello di riposo, che stavolta capiterà di lunedì. Quindi partirò venerdì e tardo pomeriggio, in taxi. Non vale la pena che tuo padre mi venga a prendere. Prepareremo tutto sabato e domenica mattina insieme alle vele. Ho già messo da parte le cose da portare, disse Marta con voce distratta. Ci fu di nuovo silenzio. Non sei contenta? Domandò Marcel. Sì, sì, lo sono, rispose Marta. Poi ripeté. Sì, sono contenta. Fuori il cane trovato abbaiò. Un'ombra della notte doveva essersi mossa. Il furgone era carico. Le finestre, le porte, la fornace e la casa erano state chiuse. Mancava solo, come aveva detto Marcel qualche giorno prima, di essere le vele. Contratto con l'espressione tirata e l'aspetto improvvisamente più vecchio, Cipriano ancora chiamò il cane. Malgrado il tono d'angoscia che un orecchio attento avrebbe potuto distinguervi, la voce del padrone fece modificare al meglio l'animo di Trovato. Era stato lì a gironzolare, perplesso, inquieto, correndo da una parte all'altra, annusando le valigie e i pacchi che venivano portati fuori da casa. Abbaiava con forza per attirare attenzione. E ora era lì con i suoi presentimenti, che si erano rivelati fondati. Qualcosa di singolare, al di fuori della norma. Era stato in preparazione gli ultimi giorni. E adesso era giunto il momento in cui la sorte, o il destino, o il caso, l'estabilità della volontà e costruzioni umane avrebbero deciso la sua esistenza. Si era sdraiato accanto al casotto, con la testa protesa sulle zampe, in attesa. Quando il padrone disse «Trovato, vieni!», credette che lo stessero chiamando per farlo salire sul furgone, come era successo altre volte. Segnale che in definitiva non sarebbe cambiato nulla nella sua vita, che quell'oggi sarebbe stato uguale a ieri, come il sogno costante dei cani. Si stupì che gli mettesse il guinzaglio. Non era solito quando viaggiavano. Ma lo stupore aumentò, divenne confusione, quando la padrona e il padrone più giovane si avvicinò ad accarezzarlo sulla testa, mentre mormoravano parole incomprensibili e nelle quali il suo stesso nome, Trovato, risuonava in maniera inquietante. Benché ciò che gli stavano dicendo non fosse poi tanto male, verremo a trovarti. Un leggero strattone gli fece capire che doveva seguire il padrone. La situazione era di nuovo chiara. Il furgone seguiva gli altri padroni. Con questo sarebbe andato a fare una passeggiata a piedi. Il guinzaglio, comunque, continuò a sorprenderlo. Ma si trattava di un particolare senza importanza. Una volta giunti in aperta campagna, il padrone l'avrebbe lasciato libero per rincorrere qualsiasi bestia vivente gli fosse spuntata davanti, non fosse altro che un'insignificante lucertola. La mattinata è fresca, il cielo è nuvolato, ma non minaccia pioggia. Arrivati sulla statale, invece di svoltare a sinistra verso l'aperta campagna, come si aspettava, il padrone svoltò a destra e quindi sarebbe andato in paese. Per 3 volte stava facendo, Trovato dovette bloccare bruscamente il passo. Cipriano ancora camminava come in genere procediamo tutti in circostanze simili a questa. Quando ci mettiamo a discutere ociosamente, con il nostro essere intimo se vogliamo o non vogliamo, ciò che ovviamente ormai è chiaro, che in effetti vogliamo. Si comincia una frase e non si conclude. Ci si ferma all'improvviso. Si corre come se si dovesse salvare il proprio padre dalla forca. Ci si ferma di nuovo. Anche il più paziente dedito dei cani finirà per domandarsi se lo riconverrebbe un padrone più risoluto. Questo però ha stento sa quanto sia categorica la risoluzione che lo spinge. Cipriano ancora già davanti alla porta di Savora Madruga. Tende la mano per bussare. Esita. La tende di nuovo. In quell'istante la porta si apre come se fosse stata lì ad aspettare. E non era vero. Ovviamente Savora Madruga ha udito il campanello ed è venuta a vedere chi era. «Buongiorno, signore Savora», disse il vallaio. «Buongiorno, signor Algor. Scusi se la disturbo a casa, ma una faccenda che vorrei discutere con lei. Un grande favore da chiederle. Si accomodi. Potremmo parlare anche qui. Non c'è bisogno di entrare». «Si figuri. Avanti, non faccia cerimonie. Può entrare anche il cane», domandò il signor Algor. «Ha le zampe sporche. Trovate come se fosse di famiglia. Siamo vecchie conoscenze». La porta si chiuse. La penombra della saletta si chiuse su di loro. Isaura indicò con un gesto la sedia. Si sedette anche lei. «Ho l'impressione che sappia già il motivo per cui sono venuto», disse il vasaio mentre faceva sedere il cane ai suoi piedi. «Può darsi. Forse mia figlia le ha accennato qualche cosa. A proposito di che?»
Di trovato? No, non abbiamo mai parlato di trovato nel senso che dice lei. Quale senso? Quello a cui si riferiva? Abbiamo avuto una conversazione. Certamente si è parlato di trovato più di una volta, ma non abbiamo avuto conversazioni specifiche su di lui. Cipriano ancora abbassò gli occhi. Sono venuto a chiederle di tenere trovato in mia assenza. Andate via, domandò Isaura. Fra poco. E come immagino non possiamo portare il cane? Nel centro non ammettono animali. Lo tengo io. So che lo tratterà come se fosse suo. Lo tratterà meglio che se fosse mio. Perché è suo. Senza pensare a quello che faceva, forse per distendere i nervi, Cipriano ancora aveva tolto i guinzagli al cane. Credo che dovrei chiedere scuse, disse. Perché? Perché non sempre sono stato gentile con lei. E a mia memoria rammenta ben altro. Quel pomeriggio, quando l'ho incontrata al cimitero, cosa ci siamo detti a proposito del manico della brocca che si era staccato? La sua venuta a casa mia apposta per portarmi una brocca nuova. Sì, ma poi sono stato scorretto, maleducato, e non è accaduto solo un paio di volte. Non aveva importanza. Invece sì, la prova del contrario è che ora lei si trova qui. Ma sul punto di non trovarci più. Sì, sul punto di non trovarci più. Qualche nuvolone scuro doveva aver coperto il cielo. In casa la penombra si fece più densa. Sarebbe naturale che a questo punto Isaura si alzasse la sedia per andare a accendere la luce. Eppure non l'ha fatto. Non per indifferenza o per qualche ragione sotterranea. Solo perché non si era accorta che riusciva a distinguere i momenti Cipriano Cor. Seduto lì proprio davanti a lei, a breve distanza dal suo braccio, se si fosse inclinato un po' in avanti. «E la brocca continua a comportarsi bene e mantenere l'acqua fresca?» domandò Cipriano Gore. «Come il primo giorno», rispose Saura. E in quel momento capì quanto fosse buia la stanza. «Dovrei accendere la luce», disse a se stessa. Ma non si alzò. Non l'avevano mai detto che tanta gente nel mondo ha cambiato radicalmente il destino per un gesto tanto semplice come quello di accendere e spegnere la luce. Vuoi che si trattasse di un antico candelabro, o di una candela, o di un lume a petrolio, o di una di quelle lampade moderne, avrà sicuramente pensato che doveva alzarsi. Che lo imponevano le convenienze, ma il corpo si negava, non si muoveva, si rifiutava di eseguire l'ordine della testa. Era giusto la penombra che mancava perché Cipriano Gore osasse finalmente dichiarare: «Vi amo, Isaura». E lei rispose con una voce che sembrava addolorata: «E me lo viene a dire proprio il giorno in cui se ne va». Sarebbe stato inutile averlo fatto prima, come lei in fin dei conti parla adesso. Eppure l'ho appena detto. Era l'ultima occasione. Lo prenda come un commiato. Perché? Non ho niente da offrirle. Sono una specie in via di estinzione. Non ho futuro, non ho neppure un presente. Un presente ce l'ha. Quest'ora, questa stanza. Sua figlia e suo genero che la condurranno via. Questo cane sdraiato lì ai suoi piedi. Ma non questa donna. Non l'ha chiesta. Né voglio farlo. Perché? Lo ripeto, perché non ho niente da offrire. Se ciò che hai detto poco fa è sentito e pensato, all'amore. L'amore non è una casa, né abiti, né cibo. Ma cibo, abiti e casa da soli non sono amore. Non giochiamo con le parole. Un uomo non va a chiedere a una donna di sposarlo se non ha mezzi per guadagnarsi da vivere. È il suo caso, domandò Saura. Sa bene che lo è. La fornace è chiusa e non ho imparato a fare altro. Ma vivrà a carico di suo genero. Non ho altro rimedio. Potrebbe anche vivere di ciò che guadagnasse sua moglie. Quanto tempo durerebbe l'amore in tal caso? Domandò Cipriano Gore. Fin quando sono stata sposata non ho mai lavorato. Ho vissuto e ci guadagnava mio marito. Nessuno lo trovava sconveniente, si usava così. Ma metto un uomo in questa situazione e poi mi dica come andrà. Ed è questo allora il motivo per cui l'amore dovrebbe morire per forza? Domandò Isaura. È per ragioni tanto semplici che l'amore finisce. Non sono in grado di risponderle, mi manca l'esperienza. Discretamente, trovato si alzò a suo parere. La vista di cortesia ormai si stava prolungando un po' troppo. Ora voleva tornare alla sua cuccia, al gesso nero, alla panchina di meditazioni. Cipriano ancora disse: «Devo andare, mi stanno aspettando». «Ci salutiamo così?» domandò Isaura. «Verremo di tanto in tanto, per sapere come si è trovato, per vedere se la casa è ancora in piedi. Non è un addio per sempre». Le agganciò il guinzaglio e lo consegnò nelle mani di Isaura. «Glielo lascio, è solo un cane, però...» Non sapremo mai quale ontologia e considerazione Cipriano Gore si accingeva a sviluppare dopo la congiunzione lasciata a mezz'aria. Perché la sua mano destra, quella che teneva il capo del guinzaglio, si perse e si lasciò trovare fra le mani di Isaura Madruga, quella donna che lui non aveva voluto includere nel suo presente, e che nonostante ciò ora gli diceva
Vi amo, Cipriano. Sapete bene quanto vi amo. Il guinzaglio scivolò a terra. Sentendosi libero, Trovato si allontanò per annusare uno zoccolo. E quando poco dopo voltò la testa, capì che la vista aveva cambiato rotta. Che non è di semplice cortesia quell'abbraccio, né lo sono quei baci, né quel respiro mozzato, né quelle parole, che anche se per una gioia ben diversa, cominciano anch'esse ma non riescono a concludersi. Cipriano Gor e Isaura si erano alzati. Lei piangeva di gioia e di dolore. Lui balbettava. Tornerò, tornerò. È davvero un peccato che la porta di casa non si spalanchi perché il vicinato possa verificare, il passaparola, di come la vedova di studioso e il vecchio della fornace si amino di un vero e finalmente confessato amore. Con una voce che aveva un po' recuperato il suo tono naturale, Cipriano ancora ripeté: tornerò, tornerò. Ci sarà pure una soluzione per noi. L'unica soluzione è che tu resti, disse Isaura. Sai bene che non posso. Saremo qui ad aspettarti, Trovato e io. Il cane non comprendeva come mai fosse la donna a tenere il suo guinzaglio, visto che stavano avviandosi tutti e tre verso la porta. Essendo evidente che il padrone e lui sarebbero finalmente usciti, non comprendeva come mai il guinzaglio non fosse ancora passato nella mano di chi, per diritto, glielo aveva messo. Il panico gli saliva dalle budelle in gola, ma allo stesso tempo le membra gli tremavano per l'eccitazione dovuta al piano che l'istinto gli aveva all'improvviso delineato. Liberarsi con un violento strattone quando la porta si fosse aperta e subito dopo, trionfante, aspettare fuori che il padrone gli andasse incontro. La porta si aprì solo dopo altri abbracci e altri baci, altre parole mormorate. La donna però lo teneva saldamente mentre diceva: tu resti, tu resti. Ecco come sono le cose a parlare. Quel verbo che non è riuscito a trattenere Cipriano Gor era lo stesso che non consentiva al Trovato di fuggire. La porta si chiuse, l'animale si separò dal suo padrone. Ma ecco come sono le cose del sentire. L'angoscia dell'abbandono di uno non poteva, almeno in questo momento, attendersi simpatia o corrispondenza della lacerante felicità dell'altro. Non è lontano il giorno in cui sapremo come gli è andata la vita Trovato nella sua nuova casa. Se gli è stato facile o faticoso adattarsi alla sua nuova padrone. Se il buon trattamento e l'affetto sconfinato che lei gli ha offerto sono bastati a far dimenticare la tristezza di essere stato abbandonato ingiustamente. Ora però dovremo seguire Cipriano Gor, nient'altro che seguirlo, andargli dietro, accompagnare la sua andatura sonnambula. Quanto a immaginare come sia possibile che si riuniscano in un individuo sentimenti tanto contrapposti, come nel caso che abbiamo esaminato, la gioia più profonda e più fuggente dei dispiaceri, per poi scoprire o credere quell'unico nome con cui verrebbe designato quel sentimento particolare derivante da tale giunzione. È un compito più volte intrapreso nel passato e che ogni volta si è rassegnato, come un orizzonte che si continua a spostare incessantemente, a non raggiungere neppure la soglia della porta di quelle ineffabilità che attendono in non esserlo più. L'espressione verbale umana non sa, probabilmente non lo saprà mai, conoscere, riconoscere e comunicare tutto quanto è umanamente sperimentabile e sensibile. C'è chi afferma che la causa principale di questa serissima difficoltà risiede nel fatto che gli esseri umani siano fondamentalmente fatti di argilla, la quale, come propriamente ci spiegano le enciclopedie, è una roccia sedimentaria detritica, formata da frammenti minerali minuscoli, delle dimensioni di 1,256 micron. Fino ad oggi, per quanto si rigino i linguaggi, non si è ancora trovato un nome per questo. Nel frattempo, Cipriano Gor è arrivato alla fine della strada. Ha svoltato diretta quello che divideva il paese a metà e né camminando, né trascinandosi, né correndo, né volando, come se stesse sognando di doversi liberare da se stesso e urtasse continuamente il proprio corpo, giunse in cima al sentiero dove il furgone lo aspettava con il genio della figlia. Sembrava prima che il cielo non fosse da pozzoni, ma ora aveva iniziato a cadere una pioggia indecisa, indolente, che forse non sarebbe durata, ma che si aggebava la malinconia di queste persone a un giro di ruota appena da separarsi ai luoghi amati. Persino Marcel sentiva come se gli si contraesse lo stomaco per l'inquietudine. Cipriano Gor montò sul furgone, si sedette accanto al conducente, nel posto in cui gli era stato lasciato, e disse: andiamo. Non avrebbe pronunciato altre parole fino a che arrivarono al centro, fino a che entrarono nel montacarichi che riportò con le valigie e i pacchi al 34° piano, fino a che aprirono la porta dell'appartamento, fino a che Marcella esclamò: eccoci qua. Solo in quel momento aprì la bocca per emettere alcuni suoni organizzati,
E tuttavia non riuscì niente che fosse di sua fattura. Si limitò a ripetere, con una piccola aggiunta retorica, la frase del genere. È vero, eccoci qua. A loro volta Marcella e Marta si erano scambiate poche frasi durante il viaggio. Le uniche parole meritevoli di annotazione in questa storia, comunque di sfuggita, in modo puramente accidentale, in quanto riferita a persone di cui abbiamo appena sentito parlare, furono quelle che si scambiarono mentre il furgone stava passando davanti alla casa del genitore di Marcel. «Le avvisate che andavamo oggi?» domandò Marta. «Sì, l'altro ieri, mentre tornavo dal centro. Mi sono trattenuto qualche minuto, c'era il taxi che aspettava. Non ti vuoi fermare?» domandò ancora. «Sono stufo di discussioni, mi non fisso la punta dei capelli. Ma comunque, ricordati come si sono comportati quando siamo venuti. Non vorrai certo che la scena si ripeta», disse Marcel. «È un peccato, comunque sia sono i tuoi genitori». È un'espressione alquanto curiosa questa. «Quale?» «Comunque sia, si dice così. Infatti, parole che a prima vista sembrano non essere altro che un ornamento di frase in tutti i sensi dispensabile, finiscono per far paura quando ci proponiamo di rifletterci sopra e comprendiamo fin dove vogliono arrivare». «Comunque sia», disse Marta, «è un modo ciolato di dire che ci vuoi fare, già che deve essere così, o semplicemente di esprimere rassegnazione, che è la parola forte. Insomma, dovremo sempre vivere con i genitori che abbiamo», disse Marcel. «E non dobbiamo dimenticarci o qualcuno andrà a vivere con i genitori che saremo», concluse Marta. Fu allora che Marcel guardò la sua destra e disse sorridendo: «Chiaro che questo discorso di genitori e figli in disaccordo non ha niente a che vedere con voi». Ma Cipriano ancora non rispose. Si limitò a fare il leggero cenno col capo. Seduta dietro al marito, Marta vedeva le pade quasi di profilo. «Che sarà successo con Isaura?» pensò. «Sicuramente non è solo arrivato, ha lasciato trovate e è tornato indietro. Da ritardo dovranno pure essersi detto qualcos'altro. Non so che darei per sapere cosa sta rimuginando. Il viso sembra sereno, ma insieme è quello di qualcuno non del tutto in sé. Di qualcuno che è scampato a un pericolo e si stupisce di essere ancora vivo. Verrebbe a saperne molto di più se potesse guardare il padre di fronte. Allora forse direbbe: conosco quelle lacrime che non scendono e si consumano negli occhi. Conosco quel dolore felice, quella specie di felicità dolorosa, quell'essere e non essere, quell'avere e non avere, quel volere e non potere». Ma sarebbe ancora presto perché Cipriano ancora le rispondesse. Erano uscite dal paese. Si erano ormai lasciate alle spalle tra le case e le rovine. Ora stavano attraversando il ponte su torrenti di acqua scura e maleodoranti. Più oltre, in piena campagna, dove si scorge quel gruppo di alberi, nascosti ai cespugli, c'è il tesoro archeologico della fornace di Cipriano Al Gore. Chiunque direbbe che sono passati mille anni da quando gli furono scaricati gli ultimi resti di un'antica civiltà. Quando la mattina successiva al suo giorno di riposo, Marcel scese al 34° piano per presentarsi in servizio, come guardiano ormai a tutti gli effetti residente, l'appartamento era stato sistemato, pulito, rimesso in ordine, con gli oggetti portati dall'altra casa ai loro posti, in attesa che anche gli abitanti comincino, senza resistenza, a occupare i propri posti che nell'insieme gli spettano. Non sarà facile. Un individuo non è come una cosa che si lascia in un punto e se ne resta lì. Un individuo si muove, pensa, domanda, dubita, indaga, vuole sapere. E se è vero che forzato dall'abitudine ad adattarsi finisce prima o poi per dare l'impressione di essersi sottomessi agli oggetti, non si creda che tale sottomissione sia, in tutti i casi, definitiva. Il primo problema che i nuovi abitanti dovranno risolvere, a eccezione di Marcel Gascio che proseguirà il suo noto e rutiniero lavoro di vegliare sulla sicurezza delle persone e dei beni istituzionalmente o occasionalmente correlati con il centro. Il primo problema, dicevamo, sarà di trovare una risposta soddisfacente alla domanda: «E ora che cosa faccio?» Marta studiasi il governo della casa, quando arriverà il momento avrà un figlio da allevare, e questo sarà più che sufficiente a tenerla occupata per molte ore del giorno e qualcuna della notte. Tuttavia, visto che le persone sono, come si è sottolineato prima, oltre che soggetti di un fare, soggetti anche di un pensare, non dovremmo sorprenderci se finirà per domandarsi, nel bel mezzo del lavoro, che l'avesse già occupata per un'ora e ancora dovesse occupare per altre due. E allora che cosa faccio? In ogni caso, è Cipriano ancora a confrontarsi con la situazione peggiore, quella di guardarsi le mani e sapere che non servono a niente, quella di guardare l'orologio e sapere che l'ora successiva sarà uguale a quella presente, quella di pensare al domani e sapere che sarà altrettanto vuoto dell'oggi. Cipriano ancora non è un adolescente, non può stare tutto il giorno disteso sul letto, che
nella sua piccolissima stanza ci entra stento. A pensare a Isaura Madruga, a ripetere le parole che si sono detti, a rivivere, ammesso che sia possibile dare un nome tanto ambizioso all'immateriale prezzo della memoria, i baci e gli abbracci che si erano scambiati. Non mancherà chi pensi che la miglior medicina per i mali di Cyprian Gor sarebbe di scendere all'istante nel garage, infilarsi nel furgone e andare a fare una visita a Isaura Madruga, che più sicuramente sta attraversando laggiù le stesse ansie del corpo e dello spirito, e che per un uomo la situazione in cui si trova lui e a cui la vita non riserva più trampi industriali e artistici di prima o seconda importanza, l'avere ancora una donna che ami e che ha confessato di cambiarlo è la più certa delle benedizioni e delle fortune. Significherebbe non conoscerci più al cuore, proprio che Moce aveva già detto che un uomo non va a chiedere a una donna di sposarlo se non ha neppure i mezzi per garantirsi la propria sussistenza. Ora si aggiungerebbe che non è nato per approfittare delle circostanze favorevoli e comportarsi come se un ipotetico diritto alle soddisfazioni derivanti dal profitto, oltre che giustificato le qualità e virtù che lo decorano, e fosse altrettanto dovuto per il fatto di essere un uomo e di aver posto la sua attenzione di uomo e i suoi desideri su una donna. In altre parole, più franche e dirette, quello a cui Cyprian Gor non è disposto, anche se dovrà costargli tutte le pene, le amarezze e la solitudine, è di rappresentare di fronte a se stesso il ruolo di chi periodicamente va a trovare l'amante e poi se ne va via senza altri ricordi sentimentali, che non sia un pomeriggio o una notte passata a agitare il corpo e scuotere i sensi, lasciando all'uscita un bacio distratto su un viso ormai senza trucco, e nel caso particolare di cui ci occupiamo, una carezza sulla testa di un canide. Allora arrivederci trovato. Tuttavia, Cyprian Gor ha ancora due risorse per sfuggire alle prigioni in cui di colpo ha visto convertirsi l'appartamento, per non dire del mero e poco duraturo palliativo che sarebbe avvicinarsi tanto in tanto alla finestra e guardare il cielo dietro i vetri. La prima risorsa è la città, e cioè Cyprian Gor, che ha sempre vissuto in quel paese insignificante che abbiamo conosciuto appena e che nella città conosce solo quello che gli rimaneva di strada, ora potrà trascorrere il suo tempo passeggiando, vagabondando, arreggiando le sue piume. Un'espressione figurata e caricaturale che probabilmente verrà da un tempo passato, quando i nobili uomini e i signori della corte avevano le penne sui capelli e uscivano a prendere una boccata d'aria con queste e quelle. A sua disposizione anche i parchi e giardini pubblici della città, dove solitamente si riuniscono nel pomeriggio gli anziani, uomini che hanno la faccia e gesti tipici dei pensionati e disoccupati, che sono due modi distinti di dire la stessa cosa. Potrà unirsi a loro e fare comunella, ed entusiasticamente giocare a carte fino ad imbrunire. Fino a quando non sia più possibile ai suoi occhi miopi distinguere se i semi sono ancora rossi o sono ormai diventati neri. Chiederà la rivincita, se perderà. La concederà, se vincerà. A certi delle cose sono semplici e si apprendono alla svelta. La seconda risorsa, inutile dirlo, è proprio quel centro in cui vive. Lo conosce, ovviamente, fin da prima. In ogni caso, meno bene di quanto conosca la città, perché non è mai riuscita a tenere a mente i percorsi delle poche volte che ci è entrato, sempre con la figlia, per fare alcuni acquisti. Ora, per così dire, il centro è tutto suo. L'hanno messo su un vassoio di suoni e luce. Può gironzolarci quanto gli va, recarsi con musica facile e poche di voci invitanti. Se quando sono venuti qui per conoscere l'appartamento avessero usato l'ascensore del lato opposto, avrebbero potuto ammirare, durante la prolungata salita, oltre alle nuove gallerie, ai negozi, alle scale mobili, ai punti di incontro, ai bar e ai ristoranti, molti altri locali, che quanto a interesse e varietà non sono affatto da meno rispetto ai primi. Come ad esempio una giostra con i cavalli, una giostra con misteri spaziali, un centro per i più piccini, un centro per la terza età, un tunnel dell'amore, un ponte sospeso, un treno fantasma, lo studio di un astrologo, una sala di scommesse, un poligono di tiro, un campo da golf, un ospedale di lusso, un altro meno lussuoso, un bowling, una sala da biliardo, una serie di calcetti, una mappa gigante, una porta segreta, un'altra con insegna che dice prova sensazioni naturali, pioggia, vento e neve a discrezione, una muraglia cinese, un Taj Mahal, una piramide d'Egitto, un tempio di Karnak, un acquedotto da Sagas Libre che funziona 24 ore al giorno, un convento di Mafra, una torre addosso Clerigos, un fiordo, un cielo d'estate con nuvole bianche che si muovono, un lago, una palma autentica, un tirannosauro a scheletro e un altro che sembra vivo, un
un Himalaya con il suo Everest, o io delle Amazzoni con Indios, una zattera di pietra, un Cristo del Corcovado, un cavallo di Troia, una sedia elettrica, un plotone d'esecuzione, un angelo che suona la tromba, un satellite, una cometa, una galassia, un nano grande, un gigante di piccolo, insomma, una lista talmente estesa di prodigi che neanche 80 anni di vita oziosa basterebbero per goderseli con profitto. Anche per chi fosse nato nel centro e non ne fosse mai uscito per mettere i piedi nel mondo esterno. E scusa per manifesta insufficienza la contemplazione della città e di sui tetti e le finestre di appartamento, eliminati i parchi e i giardini, non essendo ancora giunto Cipriano Al Gore, ha uno stato d'animo che potersi classificare come disperazione a bocca chiusa o di nausea assoluta, messe da parte per le validissime ragioni già esposte, le seducenti o problematiche viste di sfogo sentimentale e fisico a Isaura Madruga, ciò che restava al padre di Marta, se non voleva passare il resto della vita a sbadigliare e a sbattere in senso figurato, la testa contro le pareti del suo calcio interiore, era lanciarsi alla scoperta e l'investigazione metodica dell'isola meravigliosa dove avevano portato dopo il naufragio. Tutte le mattine, dunque, dopo colazione, Cipriano corre e lancia alla figlia un affrettato «Ci vediamo!» e come chi va al lavoro, alcune volte salendo all'ultimo tetto, altre volte scendendo a livello del suolo, utilizzando gli ascensori secondo le sue necessità di osservazione, ora a velocità massima, ora a velocità minima. Procedendo per corridoi e passerelle, attraversando saloni, aggirando in orbe complicate insieme di teche, vetrine, scansie, bacheche, con tutto ciò che esiste da mangiare e da bere, da vestire e da calzare, per i capelli e per la pelle, per le unghie e per i peli, per il sopra e per il sotto, da appendere al collo, da appendere alle orecchie, da infilare nelle dita, da tintinnare ai polsi, per fare e per disfare, per cuocere e per cucire, per verniciare e per sverniciare, per aumentare e per diminuire, per ingrassare e per dimagrire, per estendere e per ridurre, per riempire e per svuotare, e dir questo è come non aver detto nulla, visto che ugualmente non sarebbero sufficienti 80 anni di vita oziosa anche per leggere e analizzare i 5500 volumi di 1500 pagine di formato a 4 ciascuno che costituiscono il catalogo commerciale del centro. Evidentemente, non sono gli articoli esposti ciò che più interessa a Cipriano Al Gore. Del resto, comprare non è materia di sua responsabilità e competenza. Per questo c'è chi il denaro lo guadagna, cioè il genero, e chi poi lo gestisce, lo amministra e applica, cioè la figlia. Lui invece se ne va in giro con le mani in tasca, fermandosi qua e là, domandando la strada a un guardiano, mai però, anche se ci si imbatte, a Marcel, perché non traspaiono i legami familiari. E soprattutto approfittando del più prezioso e immediato vantaggio di abitare nel centro, che è quello di poter godere gratis o a prezzi ridotti le molteplici attrazioni che sono a disposizione dei clienti. Abbiamo già fatto i tre attrazioni di sopra e condensati dei secondi. Il primo su quello che si è visto l'ascensore di qua, il secondo su quello che si sarebbe potuto vedere l'ascensore al di là. Ammetteremo però, scopo di obiettività e di rigore informativo, che tanto in un caso come nell'altro non ci siamo mai spinti oltre il 34° piano. Al di sopra di questo, come ricorderete, poggia ancora un universo di alto 14. Trattandosi di persona dello spirito ragionevolmente curioso, quasi non sarebbe necessario dire che prima i passi di indagine di Cipriano Al Gore si diressero alla misteriosa porta segreta, che però deve continuare a restare misteriosa, visto che nonostante gli insistenti squilli di campanello e alcune bussate con le nocche delle dita, non è comparso nessuno dall'interno a chiedere cosa voleva. A chi dovette dare pronte e complete spiegazioni fu un guardiano, che attratto dal rumore o probabilmente guidato dall'immagine del circuito video interno, andò a domandargli chi era e cosa ci faceva lì. Cipriano Al Gore spiegò che abitava al 34° piano, che trovandosi lì a far due passi, si era sentito risvegliare l'attenzione della targa sulla porta. Semplice curiosità, signore, semplice curiosità di chi non ha nient'altro da fare. Il guardiano gli chiese la carta d'identità ufficiale, il documento che lo accreditava come residente, confrontò la sua faccia con la foto inserita in ciascuno di essi, esaminò con la lente di ingrandimento le impronte digitali impresse sui documenti e per finire gli prese un'impronta del dito che Cipriano Al Gore, dopo essere stato debitamente istruito, premette contro quello che doveva essere il lettore di un computer portatile che il guardiano aveva estratto da una borsa di un'altra colla, mentre gli diceva «Non si preoccupi, sono formalità». In ogni caso, accetti un consiglio. Non si faccia più rivedere da queste parti.
potrebbe ritrovarsi con qualche complicazione. Essere curioso una volta basta, e del resto non ne vale la pena. Non c'è niente di segreto che questo porta. In passato sì, c'era, ma ora non più. Se è come dice, perché non tenete la targa domando Cipriano ancora? Serve del richiamo per farci sapere chi sono i curiosi che abitano nel centro. Il guardiano aspettò che Cipriano ancora si allontanasse una decina di metri. Poi lo seguì, fino a quando incontrò un collega, a cui per evitare di essere riconosciuto passò la missione. «Che ha fatto?» domandò il guardiano al sergacio, mascherando la preoccupazione. «Stava bussando alla porta segreta». «Non è grave, capita varie volte e tutti i giorni», disse Marcel con sollievo. «Sì, ma bisogna che impari a non essere curiosi, a passare alla larga, a non ficcare il naso dove non sono chiamati. È questione di tempo e di abilità». «O di forza», disse Marcel. «La forza, salvo in caso di tutti estremi, non è più necessaria». «Chiaro che avrei potuto trattenerlo per interrogatorio, ma mi sono limitato a dargli qualche buon consiglio, usando la psicologia». «Devo andare dietro», disse Marcel, «non vorrei che mi sfuggisse». «Se noti qualcosa di sospetto, informami. Per allegare il rapporto, lo firmeremo in due». L'alto guardione se ne andò via. E Marcel, dopo aver accompagnato lontano il girovagare del suocero a fine dei due piani superiori, lo lasciò andare. Si domandava cosa sarebbe stato più opportuno. Se parlargli e raccomandargli la massima prudenza nel suo giro solare per il centro, o simulargli di essere a corrente del piccolo incidente e augurarsi che ne succedessero di più gravi. La decisione che prese fu questa. Ma siccome Cipriano Gore a cena gli raccontò, vedendo cosa era successo, non poteva fare altro che assumere il ruolo di mentore e pregarlo di comportarsi in modo da non attirare l'attenzione di chi che sia, guardiani o non guardiani. È l'unica maniera corretta di procedere per chi vive qui. Allora Cipriano Gore trasse di tasca un foglio. «Ho copiato queste frasi a cui i manifesti esposti», disse. «Spero di aver richiamato l'attenzione di nessuna spia o osservatore». «Lo spero anch'io», disse Marcel di malumore. «È sospetto copiare frasi che sono esposte perché i clienti le leggano?» domandò Cipriano Gore. «Leggerle è normale, copiarle no». «E tutto ciò che non sia normale è perlomeno sospetto di anormalità». Marta, che fino a quel momento non aveva preso parte alla conversazione, chiese al padre: «Leggete un po' queste frasi». Cipriano Gore distese il foglio sul tavolo e cominciò a leggere. «Sia audace, sogna». Guardò la figlia e poi il genero, e visto che loro non sembravano disposte a fare i commenti, proseguì. «Vivi l'audacia di sognare». Questa è una variante da prima. E ora vengono le altre. «Uno, acquisto creatività. Due, senza uscire da casa, i mari del sud a tua disposizione. Tre, questa è la tua ultima opportunità, ma la migliore. Quattro, pensiamo continuamente a te, è il tuo momento di pensare a noi. Cinque, porti i tuoi amici purché comprino. Sei, con noi non vorrai mai essere altra cosa. Sette, tu sei il nostro miglior cliente, ma non dillo al tuo vicino». «Questo stava là fuori, sulla facciata», disse Marcel. «Ora sta dentro, al cliente deve essere piaciuto», rispose il suocero. «Cos'altro avete trovato in questa avventura di esplorazione?» domandò Marta. «Finestri per addormentarti se mi metto a parlare». «Allora fatemi addormentare». «La cosa che più mi ha divertito», attaccò Cipriano Gore, «sono le sensazioni naturali». «E cosa sono?» «Prova a immaginare, ci proverò. Entri in una sala di accoglienza, paghi il tuo biglietto, a me hanno chiesto solo il 10%, mi hanno fatto uno sconto del 45% perché sono residente e un altro sconto uguale perché ho più di 60 anni». «Sembra che sia stupendo avere più di 60 anni», disse Marta. «Proprio così, quanto più sei vecchio, tanto più ci guadagni. Quando muori, sei ricco». «E cosa è successo dopo?» domandò Marcel impaziente. «Non ci sei mai entrato», si stupì il suocero. «Sapeva che esisteva, ma non ci sono mai entrato». «Non ho avuto tempo». «Allora non hai idea di che cosa ti sei perduto?» «Se l'ha cominciato a raccontare me ne vado a letto», minacciò Marta. «Va bene. Dopo che hai pagato i biglietti che ti hanno dato un impermeabile, un berretto, un paio di stivali di plastica e un ombrello, tutto colorato, puoi anche avere tutto nero. Ma devi pagare un supplemento». Passi in un guardaroba dove una voce in altoparlanti fa mettere gli stivali, impermeabili, il berretto e subito dopo entri in una specie di corridoio dove le persone si allineano in file di quattro, ma con abbastanza spazio fra la gente per potersi muovere agevolmente. Eravamo una trentina, alla quindi ero lì per la prima volta, come me. Altri, a quanto credo di aver capito, ci venivano tanto in tanto, e almeno cinque dovevano essere dei veterani. A uno gli ho proprio sentito dire: «Questo è come una droga, si prova e si rimane agganciati». E dopo, domandò Marta, dopo ha cominciato a piovere, prima solo qualche goccia, poi un po' più forte, abbiamo perso tutti gli ombrelli. A quel punto la voce dell'altoparlante ci ha dato l'ordine di avanzare. E non si può descrivere, bisogna averlo vissuto.
La pioggia ha cominciato a venire giù a torrenti e tutto a un tratto una tempesta. Prima una raffica, poi un'altra. Ci sono ombrelli che si girano, berretti che volano via dalle teste, le donne che urlano per non ridere, gli uomini che ridono per non urlare e il vento aumenta. È come un tifone. C'è chi scivola, chi cade, si alza, ricade. La pioggia si trasforma in un diluvio. Ci abbiamo impiegato 10 minuti buoni a percorrere, direi, una 25-30 metri. E dopo? Domandò Marta sbadigliando. Dopo siamo tornati indietro e poi ha cominciato a nevicare. All'inizio qualche fiocco qua e là, tipo lo batuffolo di cotone. Poi sempre più grossi. Ci cadevano davanti come una cortina che a stento ci lasciava vedere i compagni. Alcuni tenevano ancora gli ombrelli aperti, che serviva solo a creare maggiore intralcio. Finalmente siamo arrivati a guardaroba e lì c'era un sole che era una meraviglia. Un sole in guardaroba? Domandò dubbioso Marcel. A quel punto non era più un guardaroba, ma una specie di campo pianeggiante. E sono queste sensazioni naturali? Domandò Marta. Sì, niente che non si vede tutti i giorni là fuori. È stato proprio questo il mio commento mentre stavo restituendo il materiale. Non è fatto meglio restarmene zitto. Perché? Uno dei veterani mi ha guardato con sdegno e ha detto: lei mi fa pena, non potrà mai capire. Aiutata al marito, Marta cominciò a sparecchiare la tavola. Domani dopodomani vado alla spiaggia, annunciò Cipriano Gore. Io una volta ci sono stato, disse Marcel. E com'è? Sul tropicale fa molto caldo e l'acqua è tiepida. E la sabbia? Non c'è sabbia. Il pavimento che ne fa la vece di plastica. Da lontano sembra addirittura autentico. Ma le onde non ci sono naturalmente. E invece vi sbagliate. C'è l'intero meccanismo che produce un'ondulazione tale quale al mare. Non mi dire. Invece sì. Che cosa non sono capaci di inventare gli uomini? Davvero, disse Marcel. È un po' triste. Cipriano ancora si alzò, fece un paio di giri, chiese un libro alla figlia mentre stava per entrare nella sua stanza e disse: sono stato giù da basso, il suono non vibra più e non si sente il rumore delle scavatrici. E Marcel rispose: avranno terminato il lavoro. Marta aveva proposto al marito di approfittare del primo giorno di riposo dopo l'esperimento nel centro per andare a prendere la casa e la fornace alcune cose che secondo lei mancavano. Il normale trasferimento si porta via tutto ciò che si possiede, ma non è il nostro caso. Del resto, sono convinta che dovremmo andarci altre volte. E in fondo sarebbe anche un po' divertente. Potremmo passare la notte nel nostro letto e tornare qui la mattina dopo, come facevi prima. Marcia rispose che non gli sembrava una buona cosa star lì a creare una situazione in cui avrebbe finito per non sapere dove abitava realmente. Tuo padre sembra volerci dare l'impressione che si stia divertendo un mucchio a scoprire i segreti del centro. Ma io lo conosco. Dopo la faccia alla testa, gli continuo a lavorare. Non mi ha detto una sola parola su come è andata a casa di Saura. Si è chiuso completamente. E questo non l'ha mai fatto. In una maniera o nell'altra, anche irritato, anche con modi sgarbati, finiva sempre per aprirsi con me. Penso che se ora andassimo a casa, forse gli sarebbe d'aiuto. Sicuramente vorrebbe vedere come si è trovato. Potrebbe parlare di nuovo con lei. Benissimo. Se questa è la tua idea, andremo. Ma ricordati quello che ti dico. O abitiamo qui o abitiamo alla fornace. Pretendere di vivere come se i due posti fossero uno solo sarà come non abitare da nessuna parte. Forse per noi dovrà essere così. Così come? Non abitare da nessuna parte. Tutti hanno bisogno di una casa e noi non facciamo eccezione. La casa che avevamo ci è stata tolta. Continua a essere nostra, ma non come era prima. Ora la casa è questa. Marta si guardò intorno e disse: non credo che lo sarà mai. Marcia si strinse le spalle. Ha pensato che questi alcol sono gente difficile da capire, ma che comunque non le cambierebbe con niente questo mondo. Lo diciamo a tuo padre? Domandò. Solo all'ultimo momento, così non starà a rodarsi lì dentro per lungo tempo e a farsi sangue male. Cipriano ancora non arrivò a sapere che la figlia già non aveva dei progetti per lui. Il giorno di riposo di Marcia fu cancellato, e lo stesso accade ai suoi colleghi di turno. In segreto assoluto, ai guardiani residenti e solo a loro, in quanto considerati più degni di fiducia, fu comunicato che i lavori per la costruzione dei nuovi depositi frigoriferi avevano messo allo scoperto nel piano 05 qualcosa che avrebbe richiesto un'indagine minuziosa e prolungata. Per ora, l'accesso al posto è interdetto, disse il comandante ai guardiani. Per qualche giorno ci si metterà al lavoro un'equipe mista di specialisti. Ci saranno geologi, archeologi, sociologi, antropologi, medici legali, tecnici pubblicitari. Mi hanno detto che faranno parte del gruppo persino dei filosofi. Non domandatemi perché. Fece una pausa. Passò lo sguardo sui 20 uomini allineati davanti a sé e proseguì. Vi ho proibito parlare con chi che sia di ciò che vi ho appena comunicato.
o di quanto passata venni a conoscenza in futuro. E quando dico che sia, intendo che sia. Moglie, figli, genitori, quel che pretendo a voi è segreto totale e assoluto. Intesi? Sì, signore, risposero in coro gli uomini. Benissimo. Entrate nella grotta. Avevo dimenticato di dirvi che si tratta di una grotta. Sarà sorvegliata giorno e notte, senza interruzione, a turni di 4 ore. Su questo quadro potete vedere l'ordine con cui sarà effettuata la sorveglianza. Sono le 5 del pomeriggio, noi cominciamo alle 6. Uno degli uomini alzò la mano. Voleva sapere, se possibile, quando era stata scoperta la grotta e chi era rimasto a sorvegliarla da allora. La responsabilità della sicurezza, disse, sarà nostra a partire dalle 6. Quindi non ci si potrà responsabilizzare per cosa di scorretto è venuto prima. L'entrata della grotta è stata scoperta stamattina, mentre si stava smuovendo manualmente la terra. Il lavoro è stato interrotto immediatamente e l'amministrazione è informata. Da quel momento 3 ingegneri della direzione dei lavori sono rimasti presenti sul posto per tutto il tempo. C'è qualche cosa dentro la grotta? Volevo sapere molto guardiano. Sì, rispose il comandante. Avrete occasione di vedere che cosa si tratta con i vostri occhi. È pericoloso, conviene andare armati? Domandò lo stesso guardiano. A quanto si sa, non c'è alcun pericolo. Tuttavia, per precauzione, non dovete toccare né avvicinarvi troppo. Ignoriamo le conseguenze che potrebbero derivare da un contatto. Per noi e per quello che c'è là dentro, si decise a domandare Marcel. Per gli uni e per gli altri. Ce n'è più di uno nella grotta? Sì, disse il comandante, e il suo viso cambiò espressione. Poi, come se facesse uno sforzo su se stesso, proseguì. E ora, se non avete altre questioni da sollevare, prendete nota di quanto segue. Primo, quanto al dubbio se andare armati o no, ritengo sufficiente che portate il manganello. Non perché pensi che abbiate necessità di usarlo, ma anche perché vi sentate più fiduciosi. Il manganello è come un capo d'abbigliamento fondamentale. Senza di lui, il guardiano in divisa si sente nudo. Secondo, che in area di sorveglianza dovrà vestirsi a civile e circolare per tutti i piani a fine di ascoltare eventuali conversazioni che abbiano o sembrano avere qualche rapporto con la grotta. In qual caso, benché le probabilità siano praticamente inesistenti, il servizio centrale dovrà essere informato all'istante. Prenderemo i provvedimenti necessari. Il comandante fece una pausa e concluse. È tutto quanto avete bisogno di sapere. E ancora una volta, attenzione alla parola d'ordine, segreto assoluto, è in gioco la vostra carriera. I guardiani si avvicinarono al quadro in cui erano stati stabiliti i turni di sorveglianza. Marcel vide che il suo era il 9, quindi sarebbe stato di guardia fra le 2 di notte e le 6 del mattino del secondo giorno a partire da questo. Laggiù, a 30-40 metri di profondità, non sarebbe notata differenza fra il giorno e la notte. Sicuramente non ci sarebbe stato altro che tenere ben frammentate le luci crude del proiettore e dei riflettori. Mentre l'ascensore lo portava al 34° piano, pensava a cosa potrebbe dire a Marta senza venir meno eccessivamente l'impegno che aveva preso. La proibizione gli sembrava assurda. Una persona, più che il diritto, l'obbligo di fidarsi della famiglia. Ma queste sono teorie. Per quanto giri e rigiri, l'argomento non potrà fare altro che rispettare il mandato. Gli ordini sono ordini. Il suo cielo non era in casa. Doveva essere in giro nelle sue esplorazioni da bambino curioso, alla ricerca dei sensi delle cose e con sufficiente astuzia per scovarli quando anche fosse ben nascosti. Disse a Marta che aveva cambiato temporaneamente servizio. Ora dovete andare in borghese, ma non per sempre, solo per qualche giorno. Marta domandò perché e lui rispose che non era autorizzata a dirlo, che era confidenziale. Ho dato la mia parola d'onore, si giustificò. E non era vero. Il comandante non gli aveva richiesto di impegnarsi sull'onore. Sono forme da altri tempi e da altri costumi che di tanto in tanto ci vengono fuori senza pensare, come capita con la memoria, che è sempre da darci di più di quel pochissimo che reclamiamo. Marta non rispose. Aprì l'armadio e prese la stampella uno dei 2 abiti che il marito possedeva. Suppongo che questo andrà bene, disse. Andrà benissimo, disse Marcel, soddisfatto che fosse d'accordo su questo punto importante. Penso che sarebbe stato meglio avvisarla subito, che del resto. Risolvere la questione una volta per tutte. Se fosse a posto il collega, che fra poco sarà di sorveglianza in questo preciso momento, sarebbe comunicando a Marta. Sono in servizio dalle 6 alle 10, non mi domandare niente, è un segreto. La stessa frase va bene, bisogna solo cambiare l'ora e il giorno. Sono in servizio dopo domani, dalle 2 di notte alle 6 del mattino, non mi domandare niente, è un segreto. Marta lo guardò incuriosita. A quell'ora il centro è chiuso? Beh, non sarà proprio nel centro. Allora sarà fuori e dentro, ma non è nel centro. Non comprendo, preferirei non mi facessi domande.
Sto solo dicendo che non capisco come una cosa può avvenire contemporaneamente dentro e fuori in un certo posto. Negli scavi destinati ai depositi frigoriferi, ma non dirò altro. Hanno trovato il petrolio, una mina di diamanti o la pietra che segna l'ombelico del mondo? Domandò a Marta. Non so cosa abbiamo trovato. E quando lo verrai a sapere? Quando sarà il mio turno di guardia? O quando domanderai ai tuoi colleghi che ci sono stati prima? Ci è stato proibito di toccare fra noi l'argomento, disse Marcel, sviando lo sguardo perché queste non erano certo parole che meritassero il termine di vere. Pensi una versione interessata agli ordini e raccomandazioni del comandante, liberamente adattata alle sue difficoltà oratorie del momento. Un gran mistero, a quanto pare, disse Marta. Pare di sì, acconsentì Marcel, mentre tentava di sistemarsi con eccessiva preoccupazione i polsini della camicia, perché uscissero della giusta misura dalle maniche della giacca. Vestito da civile, mostrava più età di quanto ne aveva realmente. Vieni a cena? Domandò Marta. Non è nessun ordine contrario, ma se non posso, telefono. Uscì prima che la moglie venisse in mente di fare altre domande. Sollevato per essere riuscita a sfuggire alla sua insistente curiosità, ma anche dispiaciuto perché la conversazione non è stata, a parte sua, un modello comandabile di realtà. Invece sono stato leale, protestò con se stesso. L'ho avvisata subito che si trattava di un segreto. Nonostante la veemenza e le ragioni che assisteva alla sua protesta, ma se non riuscì a convincersi. Quando dopo più di un'ora, Cipriano ancora che non si era ancora ben ripreso dallo spavento del treno fantasma, rientrò a casa, Marta gli domandò: «Avete visto vostro genero?» «No, non l'ho visto.» «Probabilmente anche se lo vedeste, non riuscireste a riconoscerlo. Perché?» «È venuto a cambiarsi d'abito, ora va a fare sorveglianza vestito civile.» «Questa è una novità.» «Sono gli ordini che ho ricevuto.» «Sorveglianza in borghese non è sorveglianza, è spionaggio», sentito il padre. Marta gli raccontò quello che sapeva, e c'è quasi niente. Ma fu quanto bastò perché Cipriano Al Gore sentisse che gli sfumava l'interesse per il rio dell'Amazzone con Indios, dove la sua intenzione di viaggiare il giorno seguente. È strano, fin dall'inizio ho avuto come un presentimento che c'è qualcosa di preparazione. «Cosa volete dire con questo, fin dall'inizio?» domandò Marta. «Quel suono che ho sentito tremare, vibrare, il rumore delle scavatrici, ti ricordi quando siamo venuti a vedere l'appartamento? Saremmo ben sistemati se avessimo un presentimento ogni volta che chiudiamo la scavatrice in funzione. Quel ticchettio di una macchia da cucire che dovevamo di udire sulla parete della cucina e che la mamma diceva fosse segnale della condanna di una sarta, poverina, per il peccato di aver lavorato di domenica. Ma questa volta sembra aver colto nel segno. Pare di sì», disse Marta, ripetendo le parole del marito. «Vediamo cosa avrà da raccontare lui quando tornerà», disse Cipriano Al Gore. Non vennero a sapere altro. Marcia si chiuse nelle risposte già date. Le ripeté una prima e una seconda volta. E alla fine decise di mettere un punto finale al commento. «Sarò il primo, se insistete, a ritenere che l'ordine sia una sciocchezza, ma è quello che ho ricevuto, e su questo non c'è da discutere.» «A me lo dici perché tutta un tratto avete cominciato a pattugliare in borghese?» chiese il suocero. «Noi non pattugliamo, vegliamo sulla sicurezza del centro, nient'altro.» «Benissimo, sarà così. Non ho altro da aggiungere. Non fate domande, per favore», tagliò corto Marcel, irritato. Guardò la moglie come a domandare per qualche motivo, per quale motivo stesse zitta, perché non lo difendesse, e le disse: «Marcel ha ragione, babbo, non insistete», e rivolgendosi a lui mentre lo baciava sulla fronte: «Scusaci, noi gli Algor siamo un po' grezzi.» Dopo cena, mi do un programma di televisione trasmesso al canale intero del centro, esclusivo per i residenti. Poi si ritirano le stanze. Ormai con le luci spente, Marta gli chiese di nuovo scusa. Marcel gli diede un bacio. E se non proseguì con i secondi e i terzi, fu perché avvertì in tempo che su quella strada avrebbe finito per raccontargli tutto. Seduto sul letto con la luce accesa, Cipriano Croce aveva pensato e ripensato, per giungere alla conclusione che doveva scoprire cosa stava accadendo in profondità del centro. Che se lì c'era un'altra porta segreta, almeno questa volta, avrebbe potuto dirgli che al di là non c'era niente. Tornare alla CAI con Marcel non valeva la pena, inoltre era un'ingiustizia che stavano facendo a quel povero ragazzo. Se aveva ordine di non parlare e le seguiva, doveva piuttosto essere complimentato per questo, e non sottoposto alle sbagliate e impudiche modalità di piaggeria sentimentale in cui le famiglie sono eccelse. «Io sono tuo suocero, tu sei mio genero, raccontami tutto.» Marta aveva ragione, pensò. «Noi gli accorsi siamo alquanto grezzi.» L'indomani avrebbe lasciato perdere delle amazzoni con Indios e sarebbe dedicato a percorrere il centro da un capo all'altro, ascoltando le conversazioni della gente. In fondo, un segreto è più o meno come la combinazione di una cassaforte. Anche se non la conosciamo, sappiamo che è composta di 6 cifre, che può anche darsi che una o più di una si ripetano, e per quanto numerose siano le sequenze possibili, non sono infinite.
come tutte le cose della vita, con i suoi tempi di pazienza. Una parola qui, una parola là, un'altra là, un sottinteso, uno scambio di guardi, di sguardi, un silenzio improvviso, piccole crepe sparse che si aprono nel muro, l'arte dell'inquisitore sta nel saperle avvicinare, nell'eliminare gli spigoli che le separano. Arriverà sempre il momento in cui ci domanderemo se il sogno, l'ambizione, la speranza di conto dei segreti non saranno in definitiva la possibilità, ancorché vaga, ancorché lontana, di non esserlo più. Ancora si spogliò, spense la luce, pensò che avrebbe avuto notte di insonnia, ma nel giro di 5 minuti dormiva già di un sonno tanto spesso, tanto opaco, che neppure se ora madruga è riuscita a venire a sbirciare l'ultima porta in cui si serrava. Quando ci prese ancora uscire dalla stanza, tale del suo solito, il giorno era tornato a lavorare. Anche ora, mezzo insonnolito, diede buongiorno alla figlia. Si sedette per fare colazione e in quell'istante il telefono squillò. Marta andò a rispondere e tornò subito indietro. «E per voi?» Il cuore di Cipriano Gor fece un falso. «Per me? Chi mai vuole parlare con me?» domandò, sicurissimo che la figlia avrebbe risposto. «E Isaura?» «Ma lei disse invece, è dall'ufficio acquisti, un vice capo». Indeciso fra le delusioni che la chiamata non fosse di chi avrebbe voluto, esso il lego di non dover spiegare alla figlia la ragione di questa intimità con la vicina, anche se non dobbiamo dimenticare che sarebbe potuto semplicemente trattargli qualcosa riguardante trovato, la tristezza e l'assenza, per esempio. Ci prese ancora un al telefono, si presentò e poco dopo aveva l'alto capo della linea e vice capo simpatico. È stata una sorpresa per me venire a sapere che lei era venuta a vivere nel centro. Come vede, non sempre il diavolo sta dietro la porta, è un vecchio detto, ma sai più vero di quanto si immagini. Infatti è così, disse Cipriano Gore. Il motivo di questa chiamata è per pregarla di passare qui oggi pomeriggio, così le pagheremo le statuette. Quali statuette? Le 300 che ci aveva consegnato per l'indagine. Ma quelle statue non sono state vendute, quindi non c'è niente da pagare. Mio caro signore, disse il capo con un'attesa servita nella voce, ci consenta di essere noi a giudicare sull'argomento. In ogni modo, sappia fin da ora che anche quando un pagamento rappresenta un danno superiore al 100%, come è successo in questo caso, il 100 liquida sempre i suoi conti, è una questione di etica, visto che ora vive con noi potrà cominciare a comprendere meglio. Benissimo, solo non capisco come un danno arrivi a più del 100%, è proprio perché non pensano a queste cose che l'economia familiare va in malora. Peccato non averlo saputo prima. Prenda nota. In primo luogo pagheremo le statuette dai 7 importi che ci è stato debitato, non un centesimo di meno. Quindi almeno ci arrivo. In secondo luogo, ovviamente, dovremo pagare anche le indagini, cioè i materiali usati, le persone che hanno analizzato i dati, il tempo che tutto ci ha richiesto. Orbene, se si pensa che tali materiali, tali persone e tale tempo avrebbero potuto essere impiegati in compiti fruttuosi, non avrà bisogno di essere donato di grande intelligenza per giungere alla conclusione che si è trattato di fatto di una perdita superiore al 100%. Considerando quello che non si è veduto e quello che si è sprecato, per concludere che avremmo dovuto venderlo. Sono spiacente di aver arrecato tanto danno al centro. Sono in intoppi del mestiere, a volte si perde, a volte si guadagna. Comunque sia, non è stato grave. Si trattava di un affare minuscolo. Anch'io potrei, disse Cipriano Gore, invocare i miei personali scrupoli etici per ricusarmi di ricevere per un lavoro che mi hanno rifiutato di comprare, ma il denaro mi fa comodo. È una buona ragione, la migliore. Passerò nel pomeriggio. Non c'è bisogno che chieda di me. Vado direttamente alla cassa. Questa è l'ultima operazione commerciale che facciamo con la sua estinta ditta. Vogliamo che serva i migliori ricordi. Mille grazie. E adesso si gode il resto della vita. Si trova nel luogo ideale. È perso anche a me, signore. Approfitta e la buona sorte. È quello che sto facendo. Ci prendo il corpo sul telefono. Ci pagano le statuine, disse. Non abbiamo perso tutto. Marta fece un gesto con il capo che poteva significare qualsiasi cosa. Adattamento, discordanza, indifferenza. E si ritirò in cucina. Non ti senti bene? Domandò il padre, affacciandosi sulla porta. Sono un po' stanca, sarà la gravidanza. Ti trovo apatica. È strana. Dovresti distrarti, fare un giro. Come vuoi, babbo? Sì, come me. Mi interessa molto tutto quello che c'era fuori, domandò Marta. Pensateci 2 volte prima di rispondermi. Mi basta pensarci 1. Non mi interessa affatto. Fingo. Con voi stesso, chiaro. Sei già abbastanza cresciuta per sapere che non c'è altro modo, anche se può sembrarlo. Non è con gli altri che fingiamo, è sempre con noi stessi.
Mi rallega sentire dalla vostra bocca. Perché? Perché conferma ciò che pensavo di voi nella faccenda di Saura Madruga. La situazione si è modificata, me ne rallega ancora di più. Se ci sarà occasione, ne parlerò. Ora sono come Marcel, una bocca chiusa. La spedizione di Colai e Cipriano al Gor non ottenne alcun risultato. Poi, durante il pranzo, per una sorta di tacito accordo, nessuno dei tre osò toccare il delicato argomento degli scavi e di cosa era stato ritrovato. Suocero e genero uscirono contemporaneamente. Marcel per riprendere il suo lavoro di ascolto e spionaggio, tanto infruttuoso probabilmente come era stato, per uno e per l'altro, quella del mattino. E Cipriano al Gor per domandare, per la prima volta, come si facesse arrivare dall'interno del centro all'ufficio acquisti. Capisci che il suo distinto di residente, anche questo con foto in punto digitale, gli avrebbe offerto certe ricezioni nella circolazione. Quando il guardiano a cui rivolse la domanda gli indicò la strada come se trattasse la cosa più naturale del mondo. Vada per questo corridoio, sempre diritto. Quando arriverà alla fine dovrà solo seguire le indicazioni. Non c'è da sbagliarsi, disse. Si trovava a pianterreno. In qualche punto il percorso sarebbe dovuto scendere a livello del sotterraneo, dove in tempi più felici un giudizio che di sicuro il vice capo simpatico non avrebbe condiviso. Si presentava per scaricare i suoi piatti e i suoi boccali. Una freccia e una scala mobile gli disse dove andare. Sto scendendo, pensò. Sto scendendo, ripeteva. E subito dopo, che stupidaggine, è evidente che sto scendendo. Le scale servono proprio a questo, quando non servono per salire. Sono a scala. Quelli che non scendono, salgono, e quelli che non salgono, scendono. Sembrava aver raggiunto la conclusione irrefutabile, di quelle per cui non esiste alcuna possibilità di contestazione logica. Ma all'improvviso, con la fulgurazione e l'estraneità del lampo, un altro pensiero gli attraversò la mente. Scendere fin là. Sì, scendere laggiù. La decisione che Cipriano Gorra ha appena preso è che stanotte tenterà di andare dove Marseille starà facendo la sua guardia. Tra le 2 di notte e le 6 del mattino, non dimentichiamolo. Il buon senso e la prudenza, che in questa situazione hanno sempre da mettere bocca, gli hanno già domandato come immagina di riuscire ad arrivare, senza conoscere i percorsi, in un luogo tanto recondito, e non ha risposto che le combinazioni e le composizioni della casualità, pur essendo effettivamente moltissime, non sono infinite, e che sarà sempre più valido avventurarci a salire sull'albero per tentare di cogliere il fico piuttosto che sdraiarci alla sua ombra e aspettare che il frutto ci cada in bocca. Il Cipriano Gor che si presentò alla cassa dell'ufficio acquisti, dopo essersi perso per ben 2 volte, magari venute le frecce delle insegne, non fu quello che ormai ci avevamo abituato a conoscere. Se le mai li temevano tanto, non fu per la meschina eccitazione di ricevere per il suo lavoro del denaro su cui ne aveva fatto conto, ma perché gli ordini violentemente del cervello, ora occupati in questioni di più trascendentale importanza, arrivavano sconnessi, confusi, contraddittori ai rispettivi terminali. Quando tornò nell'area commerciale del centro, sembrava un po' più tranquillo. L'agitazione gli era passata all'interno. Dispensato a preoccuparsi per le mani, il cervello tramava successivamente astuzie, scaltrezze, furberie, stratagemmi, trame, sottigliezze. Arrivò al punto di ammettere la possibilità di ricorrere ai telecinesi per trasportarsi in un istante dal 34° piano al misterioso scavo, questo corpo impaziente che tanto gli sta costando governare. Benché ancora avesse davanti lunghe ore di attesa, Cipriano Gor decise di andare a casa. Voleva dare alla figlia il denaro ricevuto, ma le disse: «Serbatelo per voi, a me non serve». E dopo domandò: «Volete un caffè?» «Ma sì, è una buona idea». Il caffè fu fatto, versato in una tazzina, bevuto. Tutto in nero, però non ci sarà altro scambio di parole tra di loro. Sembra, come Cipriano Gor ha pensato varie volte, benché di questi suoi pensieri non abbiamo lasciato annotazione al momento giusto, che la casa, questa dove vivono adesso, abbia la maligna di far tacere le persone. Eppure, al cervello di Cipriano Gor, che ha già dovuto mettere da parte, per carenza di addestramento sufficiente, il ricorso ai telecinesi è indispensabile a una certa determinata informazione senza la quale il suo piano per l'incursione notturna andrà puramente e semplicemente a rotoli. Perciò lancia la domanda, mentre come se fosse distratto mescola con il cucchiaino il residuo di caffè rimasto in fondo alla tazzina. Sai a che profondità si trova lo scavo? Perché volete saperlo? Semplice curiosità, nient'altro. Ma se non l'ha detto. Cipriano Gor mascherò meglio che poté la contrarietà.
e disse che andava a riposarsi un po'. Passò tutto il pomeriggio in camera e ne uscì solo quando la figlia andò a chiamarlo per mangiare. Martina era già seduta a tavola. Sino alla fine della cena, proprio come era successo a pranzo, non si parlò dello scavo. Fu solo quando Marta ricordò al marito: dovresti dormire fino all'ora di scendere, passare la notte in bianco. E lui rispose: è troppo presto, non ho sonno. Che Cipriano Goro, approfittando della battuta inaspettata, ripete la sua domanda: a che profondità si trova questo scavo? Perché volete saperlo? Per avere un'idea, per pure curiosità. Marcella esitò prima di rispondere, ma gli parve che l'informazione non doveva far parte di quelle strettamente confidenziali. Se c'è dal piano 05, disse infine. Pensavo che le scavatrici avessero lavorato molto più in profondità. In ogni caso, sono sempre 15-20 metri sottoterra, disse Marcel. Hai ragione, è una bella profondità. Non si parlò più dell'argomento. Martino aveva dato l'impressione di essere contrariato per via di quelle breve conversazioni. Al contrario, si direbbe addirittura che era stato un po' sollevato e aver potuto, senza entrare in materie pericolose e riservate, parlare un po' di una questione che lo preoccupa, come facilmente gli si nota. Marcel non è più pauroso di tanta altra gente. Ma non gli piace affatto la prospettiva di passare 4 ore infilato in una buca, in assoluto silenzio, sapendo cosa è dietro di sé. Non siamo addestrati per situazioni del genere, gli aveva detto uno dei colleghi. Speriamo che gli specialisti di cui ha parlato il comandante si facciano vedere presto, così saremo esonerati da questo servizio. Hai avuto paura? Domandò Marcel. Paura? Paura nel senso stretto del termine? Forse no, ma ti avverto subito che ti sentirai in ogni momento come se qualcuno dietro di te ti mettesse una mano sulla spalla. Non sarebbe il peggio che potrebbe accadere. Dipende dalla mano. Se vuoi che ti parli con tutta franchezza, sono 4 ore a lottare con un desiderio fuori di fuggire, di scappare, di scomparire da quel posto. Uomo avvisato, mezzo salvato. Almeno così so che mi aspetta. Non lo sai. Lo immagini soltanto. E a stento, gli ribatté il collega. Ora è 2:30 di notte. Ma sta salutando Marta con un bacio. Lei lo prega. Non tardare dopo la fine del turno. Tornerò di corsa. Domani ti racconto tutto, promesso. Marta l'accompagnò alla porta. Si baciarono ancora una volta. Poi rientrò. Riordinò prima alcune cose e se ne andò a letto. Non aveva sonno. Si ripeteva che non c'era motivo di preoccuparsi. Che altri guardiani erano già stati nel piantone locale e non era successo niente. Era già capitato tante altre volte che per una pazzecola siano creati dei misteri terribili, come se fossero autentiche bestie a 7 teste. E quando si è andato a vedere da vicino, c'erano solo fumo, vento, illusioni, voglia di credere nell'incredibile. I minuti passavano, il sonno era lontano. Marta si era appena detta che avrebbe fatto meglio accendere la luce e mettersi a leggere un libro, quando le parve di udire la porta della camera del padre che si apriva. Visto che lui non aveva l'abitudine di alzarsi durante la notte, tese l'orecchio. Probabilmente voleva andare in bagno, ma i passi di là poco cominciavano a risuonare, cauti ma percettibili, nella saletta d'ingresso. Forse va in cucina a bere un po' d'acqua, pensò. Il rumore inconfondibile del clavistello la fece alzare rapidamente. Si infilò in fretta la vestaglia e uscì. Gli batteva la mano sulla maniglia della porta. «Dov'è andata a quest'ora?» domandò Marta. «In giro», disse Cipriano Gore. Avete diritto di andare dove volete, siete maggiorenni e vaccinato, ma non potete uscire senza dire niente, come se in casa non ci fosse nessun altro. Non fammi perdere tempo. Perché? Avete paura di arrivare dopo le 6? Domandò Marta. Se già sai dove voglio andare, non hai bisogno di altre spiegazioni. Riflettete almeno che potesse creare dei problemi a vostro genero. Come hai detto tu stessa, sono maggiorenne e vaccinato, ma se non può essere responsabilizzato per le mie azioni. Forse i suoi superiori saranno... Mia altra opinione. Non mi vedrà nessuno, e nel caso spuntasse qualcuno ordinandomi di tornare indietro, dirò che soffro di sonnambulismo. Le vostre battute sono talmente a sproposito in questo momento. Allora parlerò sul serio. Spero bene di sì. Laggiù sta succedendo qualcosa, e io devo saperlo. Qualunque cosa ci sia, non potrà rimanere segreta per tutta la vita. Marcel mi ha detto che ci avrebbe raccontato tutto, di ritorno al turno. Benissimo. Ma la mia descrizione non basta, voglio vedere con i miei occhi. In tal caso, andate, andate, non tormentatemi più, disse Marta piangendo. Il padre si avvicinò e cinse le spalle con un abbraccio. L'abbracciò. Per favore, non piangere, disse. La cosa peggiore di tutte, lo sai, è che non siamo più gli stessi da quando ci siamo trasferiti qui. Le diede un bacio, poi uscì chiudendo la porta lentamente.
Marta andò a prendere la coperta e un libro. Si sedette su un divanetto del salotto, si coprì le ginocchia. Non sapeva quanto tempo sarebbe durata l'attesa. Il piano di Cipriano Gor non poteva essere più semplice. Si trattava di scendere con un montacariche fino al piano 05 e poi abbandonarsi alla sorte al caso. Con molte meno armi si sono vinte pure delle battaglie, pensò. Con molte di più si sono perse, aggiunse per scrupolo di imparzialità. Aveva notato che i montacariche, probabilmente perché destinati quasi esclusivamente a trasporti materiali, non erano previsti telecamere, almeno visibili. E se qualcuno ci fosse stata, di quelle minuscole nascoste, quasi sicuramente l'attenzione disobbediente della centrale dovesse essere concentrata sugli accessi esterni e sui piani commerciali di attrazioni. Se si era sbagliato, avrebbe saputo ben presto. In primo luogo, supponendo che i piani di abitazione al di sopra del livello del suolo formassero un blocco con i 10 piani sotterranei, gli conveniva usare il montacariche più vicino alla facciata interna, per non perdere tempo a cercare una via fra i 1000 contenitori di ogni tipo e dimensione, che immaginava il tutto lì sottoterra, in particolare in quel famoso piano 05 che mi interessava. Tuttavia, non fu troppo sorpreso quando si ritrovò in uno spazio ampio, aperto, privo di merci, che ovviamente era destinato a facilitare l'accesso al luogo dello scavo. Un muro maestro, tra due pilastri, era stato demolito. Da lì si entrava. Cipriano Gor guardò l'orologio. Erano le 2:45. Benché ridotta l'illuminazione permanente del piano sotterraneo, non lasciava intuire se qualche luce all'interno dello scavo attenuasse il buio pesto della falce che lo avrebbe inghiottito. Avrei dovuto portare una torcia, pensò. Allora si ricordò di aver letto una volta che il modo migliore di accedere in un luogo buio, se si vuole immediatamente cosa c'è dentro, è chiudere gli occhi prima di entrare e aprirli dopo. Sì, pensò, devo fare proprio così. Chiudo gli occhi e ci cado dentro, fino al centro della terra. Non ci cadde. Quasi da sinistra al suolo, alla sua sinistra, c'è una tela luminosità che non tardò a materializzarsi. Dopo qualche passo, in una fila di torce disposte a semicerchio, illuminava una rampa di terra che in fondo formava un pianerottolo da cui partiva un'altra rampa. Talmente spesso, talmente denso era il silenzio che Cipriano Gor poteva udire il battere del proprio cuore. Andiamo, pensò. Marcel si prenderà lo spavento peggiore della sua vita. Cominciò a scendere la rampa. Arrivò al pianerottolo. Scese la rampa successiva, un altro pianerottolo. Lì si fermò. Più avanti, due fari posti a un'estremità e all'altra, in modo che la luce non convergesse all'interno, mostravano la forma oblunga dell'entrata di una grotta. Su un terrapiano a destra c'erano due piccole scavatrici. Marcel stava seduto su uno sgabello. Accanto a lui un tavolo su cui c'era una torcia. Non aveva ancora visto il suocero. Cipriano Gor uscì dalla sepolcra ombra dell'ultimo pianerottolo e disse a voce alta: «Non ti spaventare, sono io!» Marcel si alzò precipitosamente. Tentò di parlare, ma la gola non fece uscire parole. E c'erano ben donde, che gli scagli a prima pietra chi pensa che avrebbe detto con tutta la calma del mondo. «Salve, come mai da queste parti?» Fu solo quando il suocero gli era ormai davanti che Marcel, sia pure a fatica, riuscì ad articolare. «Cosa fate qui? Che stupida idea avete avuto di venire qua giù?» Ma contrariamente a ciò che detterebbe la logica, non c'era rabbia nella sua voce. Vi si notava piuttosto, oltre al naturale sollievo di chi alla fin fine non si ritrova minacciato da un aspetto nefasto, una specie di soddisfazione, un po' vergognosa. Qualcosa tipo un commosso sentimento di gratitudine che forse un giorno sarà confessato. «Cosa fate qui?» ripeté. «Sono venuta a vedere», disse Cipriano Gor. «E non avete pensato ai problemi che mi piomberanno addosso se si verrà a sapere? Non avete pensato che potrebbe costarmi l'impiego? Direi che tuo socio è un perfetto idiota, un irresponsabile che dovrebbe stare ricoverato in manicomio, infilato in una camicia di forza. Certo che ci guadagnerei un sacco con queste spiegazioni, non c'è dubbio». Cipriano Gor volse lo sguardo verso la cavità e domandò: «Hai visto cosa c'è dentro?» «Sì», rispose Marcel. «Cos'è? Giudicate voi stesso. Qui c'è una torcia, se volete. Vieni con me?» «No, anch'io sono entrato da solo». «C'è una pista tracciata, un qualche passaggio». «No, si deve solo proseguire, sempre a sinistra e non perdere il contatto con la parete. Giù in fondo troverete ciò che siete venuti a cercare». Cipriano Gor accese la torcia ed entrò. «Ho dimenticato di chiudere gli occhi», pensò. La luce indiretta dei fari consentiva di vedere ancora un quarto di metro del suolo. Il resto era nero, come l'interno di un corpo.
C'era un declive non molto pronunciato, ma irregolare. Prudentemente, sfiorando la parete con la mano sinistra, Cipriano Gore cominciò a scendere. A un certo punto, gli parve di avvertire che c'era alla sua destra qualcosa che poteva essere una piattaforma o un muro. Si disse che tornando indietro, avrebbe appurato di cosa si trattava, probabilmente qualcosa che hanno fatto per trattenere la terra, e continuò a scendere. Aveva l'impressione di aver già camminato molto, forse una trentina o una quarantina di metri. Guardò indietro, verso l'imboccatura della grotta. Stagliata contro la luce dei fari, sembrava davvero lontana. Non ho camminato tanto, pensò. E che mi sto disorientando? Intuiva che il panico aveva cominciato insidiosamente a graffargli i nervi. Si era immaginato tanto coraggioso, tanto superiore a Marcel, e adesso era quasi sul punto di fare dietro front e risalì di corsa su per il pendio. Si accostò alla roccia, respirò profondamente. A costo di morire ci disse e riprese a camminare. Tutto ad un tratto, come se avesse girato se stesso l'angolo retto, la parete si presentò davanti a lui. Aveva raggiunto la fine della grotta. Abbassò il fascio di luce della torcia per accertarsi la solidità del suolo. Fece due passi e stava per fare il terzo quando il ginocchio destro urtò contro qualcosa di duro che gli fece emettere un gemito. Con l'urto la luce oscillò. Davanti agli occhi gli comparve per un istante quella che sembrava una panchina di pietra. E subito dopo, nel senso successivo, allineate, alcuni sagomi indistinti apparvero e scomparvero. Un vento tremore scosse le membra di Cipriano Gore. Il suo coraggio vacillò, come una corda di cui si stessero spezzando gli ultimi fili. Ma dentro di sé udì un urlo che lo chiamava all'ordine. Rammenta, a costo di morirci. La luce tremula della torcia percorse lentamente la pietra bianca. Sfiorò leggermente le stoffe scure, risalì. Ed era un corpo umano seduto quello che stava lì. Accanto a lui, coperti con le stesse stoffe scure, altri cinque corpi seduti, tutti eretti come se uno spiro di ferro avessero oltrepassato il cranio e tenesse avvitati alla pietra. La parete liscia del fondo della grotta era a 10 palmi dalle orbite scavate, dove i globi oculari dovevano essersi ridotti a un granello di polvere. «Cos'è questa roba?» mormorò Cipriano Gore. «Cos'è mai questo incubo? Chi erano queste persone?» Si avvicinò di più. Passò lentamente il fascio di luce sulle teste scure e risecchite. «Questo è un uomo, questa è una donna, un altro uomo, un'altra donna, un altro uomo ancora, e un'altra donna, 3 uomini e 3 donne». Vide resti di funi che sembravano essere servite per immobilizzare i loro colli. Poi abbassò la luce, altre funi uguali tenevano le gambe legate. Allora lentamente, molto lentamente, come una luce che non avesse fretta di apparire, ma che si avvicinasse per mostrare la verità delle cose fino ai loro angoli più scuri e reconditi, Cipriano ancora si divide la fornace mentre entrava nel forno. Vide la panchina di pietre che i muratori avevano dimenticato e vi si sedette. E di nuovo udì la voce di Marcel. Ma stavolta le parole sono diverse. Chiamano e richiamano, inquiete da lontano. «Papà, mi sentite? Rispondetemi!» La voce rimbomba nell'interno della grotta. Gli echi rimbalzano da una parete all'altra. Si moltiplicano. Se Marcel non starà un minuto zitto, non ci sarà possibile udire la voce di Cipriano Gore, che dice, distante, come se anch'essa fosse un eco. «Sto bene, non ti preoccupare, ora vengo!» La paura è scomparsa. La luce della torcia accarezzò nuovamente i miseri volti. Le mani ridotte a pelle ossa incrociate sulle gambe. E soprattutto guidò la stessa mano di Cipriano Gore quando andò a sfiorare, con un rispetto che sarebbe religioso se non fosse semplicemente umano, la fronte secca della prima donna. Non c'era altro da fare lì. Cipriano Gore aveva capito. Come il cammino circolare di un calvario che andrà sempre a incontrare il calvario successivo, la salita fu lenta e dolorosa. Marcel era sceso brando all'incontro. Gli tese la mano per aiutarlo. Quando uscì nell'oscurità verso la luce erano abbracciati e non sapevano da quando. Esausto, Cipriano Gore si accasciò sullo sgabello. Pose il capo sul tavolo e senza rumore, assente si notava il tremore delle spalle, cominciò a piangere. «Via, papà, ho pianto anch'io», disse Marcel. Poco dopo, più o meno ripreso sulle emozioni, Cipriano Gore guardò il giorno in silenzio, come se in quel momento non avesse un modo migliore di dirgli che lo stimava. Poi domandò, «Sai cos'è?» «Sì, ho letto qualcosa in passato», rispose Marcel. «E quindi saprai che quello che c'è lì, essendo ciò che è, non è realtà, non può essere reale. Lo so. Eppure io ho toccato con questa mano la fronte di una di quelle donne. Non è stata un'illusione, non è stato un sogno.
Se ci tornassi ora troverei gli stessi tre uomini e le stesse tre donne, le stesse corde che li legano, la stessa panchina di pietra, la stessa parete davanti. Se non sono gli altri, visto che loro non sono esistiti, chi sono questi? Domandò Marcel. Non lo so, ma dopo averli visti ho ripensato che forse ciò che realmente non esiste è quello a cui diamo il nome di non esistenza. Cipriano ancora si alzò lentamente, ancora gli tremavano le gambe, ma in generale le forze del corpo gli erano tornate. Mentre scendevo ho avuto l'impressione di vedere a un certo punto qualcosa tipo un muro o una piattaforma. Se potessi modificare la direzione di uno di quei fari. Non avevo bisogno di concludere la frase. Marcel si mise a girare un volante, ad azionare una manopola. Immediatamente la luce si allungò sul terreno fino a colpire la base di un muro, che attraversava la grotta da parte a parte, ma senza arrivare alle pareti. Non c'era nessuna piattaforma, solo un passaggio lungo il muro. Manca soltanto una cosa, mormorò Cipriano al Gore. Avanzò di alcuni passi e di colpo si bloccò. E qui, disse. Sul suolo si vedeva la grande macchia nera. In quel punto il terreno era bruciato, come se per lungo tempo ci fosse stato ad ardere un falò. Non vale più la pena continuare a domandarci se siano esistiti oppure no, disse Cipriano al Gore. Ecco qui le prove. Ciascuno ne trarrà le conclusioni che riterrà giuste. Io ci ho tratto le mie. Il faro tornò al suo posto, e anche l'oscurità. Poi Cipriano ancora domandò, vuoi che rimanga a farti compagnia? No, grazie, disse Marcel, tornate a casa. Marta starà in pena pensando al peggio. Arrivederci allora, arrivederci papà. Fece una pausa, e subito dopo, con un sorriso un po' forzato, come quello di un adolescente che nell'istante in cui si concede si ritrae, aggiunse, grazie per essere venuto. Cipriano ancora guardò l'orologio quando arrivò al piano 05. Erano le 4:30. Il montacarichi lo portò al 34° piano. Nessuno lo aveva visto. Marta gli aprì la porta silenziosamente, con le stesse cautele rinchiuse. Come sta Marcel? Domandò. Sta bene, non ti preoccupare. Hai davvero un grand'uomo, te lo dico io. Cosa c'è là sotto? Prima fammi sedere, mi sento come se avessi preso una scarica di botte. Non ho più l'età per questi sforzi. Cosa c'è là sotto? Domandò di nuovo Marta dopo che si erano seduti. Là sotto ci sono 6 persone morte, 3 uomini e 3 donne. Non mi sorprende, era proprio ciò che pensavo, che doveva trattarsi di resti umani. Succede spesso negli scavi. Solo non capisco perché tutti questi misteri, tanto segreto, tanta sorveglianza. Le ossa mica fuggono, e non credo che rubarle meriterebbe il lavoro che ci vorrebbe. Se fossi scesa con me comprenderesti, anzi, sei ancora in tempo per andarci. Lasciate perdere queste idee. Non è facile lasciar perdere certe idee dopo aver visto ciò che ho visto. E cosa avete visto? Chi sono quelle persone? Siamo noi, disse Cipriano Gore. Cosa volete dire? Che siamo noi. Io, tu, Marcel. Tutto il centro, probabilmente il mondo. Spiegatevi, per favore. Prestatemi attenzione. Ascolta. Ci vuole mezz'ora per raccontare la storia. Marta l'ascoltò senza interrompere neanche una volta. Alla fine disse solo. Sì, credo abbiate ragione. Siamo noi. Non parlavano più fino a che non arrivò Marcel. Quando lui entrò, Marta gli si buttò fra le braccia. Cosa faremo? Domandò. Ma Marcel non ebbe il tempo di rispondere. Con voce decisa, Cipriano Gore diceva, voi deciderete per la vostra vita, io me ne vado via. Ecco le vostre cose, disse Marta. Non era morto. Entrò comodamente nella valigia più piccola, sembra addirittura che sapevate venire solo per 3 settimane. Arriva un momento nella vita in cui dovrebbe bastare essere ancora capace di trasportarsi sulle spalle il proprio corpo, disse Cipriano Gore. È una bella frase, non c'è dubbio, ma vorrei proprio che mi dicesse di cosa vivrete. Guardate i giri di campo, che non filano né tessono. Anche questa è una bella frase, ecco perché non sono mai riuscita a essere altro che giri di campo. Sei una scettica rabbiosa, una ripugnante cinica. Per favore, babbo, sto parlando sul serio. Scusa. Capisco che per voi sia stato un colpo, come del resto, anche senza esserci andata, lo è stato per me. Capisco che quegli uomini e quelle donne sono molto di più che semplici persone morte. Non dire altro. Poi perché sono molto di più che semplici persone morte, io non voglio continuare a vivere qui. E noi, e io? Domandò Marta. Deciderete la vostra vita. Io ho già deciso la mia. Non rimarrò per il resto dei giorni legato a una panchina di pietra e guardare una parete. E come vivrete? Ho il denaro che hanno pagato per le statuine. Servirà per un paio di mesi, poi vedrò. Non mi riferivo al denaro. In un modo o nell'altro non mi mancherà il necessario per mangiare e vestirmi. Volevo dire come farete a vivere da solo. Ho trovato.
E voi mi farete qualche visita di intanto? Babbo, cosa c'è? E Isaura? Cosa c'entra Isaura con questo? Mi avete detto che la situazione tra voi due era cambiata. Non avete spiegato come né perché. Ma l'avete detto. Ed è vero. In tal caso che? Poteste vivere insieme, direi. Cipriano ancora non rispose. Afferrò la valigia. Allora vado, disse. La figlia lo abbracciò. Verremo al primo riposo di Marcel. Nel frattempo dateci notizie. Quando arrivate telefonatemi per dirmi come avete trovato la casa. È trovato. Non dimenticatevi trovato. Con un piede fuori dalla porta, Cipriano ancora disse ancora. Dai un abbraccio a Marcel. Me l'avete già dato voi? L'avete salutato? Sì, ma dagli un altro. Quando arrivò alla fine del corridoio si voltò indietro. La figlia era giù in fondo, tra le porte. Gli faceva un cenno di saluto con una mano, mentre con l'altra si premeva la bocca per non scoppiare in singhiozzi. A presto, disse, ma lei non l'udì. Il montacarichi lo portò fino in garage. Ora bisognava scoprire dove avevano posteggiato il furgone e si metteva in moto dopo 3 settimane di mobilità. A volte partono le batterie. Ci mancherebbe altro, pensò inquieto. Non accadde ciò che temeva. Il furgone fece il suo dovere. È vero che non riuscì a mettersi in moto alla prima né alla seconda, ma alla terza partì con un rumore degno di ben altro motore. Qualche minuto dopo, Cipriano ancora si trovava nel viale. Non che avesse la strada libera davanti a sé, ma avrebbe potuto essere molto peggio. Malgrado la lentezza, era la stessa corrente di transito a trasportarlo. Non c'era da meravigliarsi che il traffico fosse intenso. Alle automobili piacciono immensamente le domeniche e per il padrone di una macchina diventa quasi impossibile resistere così a pressione psicologica. All'automobile basta esserci, non ha bisogno di parlare. Finalmente, la città è rimasta alle spalle. Ora arrivano i quartieri di periferia. Tra poco compariranno le baracche. Fra 3 settimane saranno arrivata alla strada. No, mancano ancora 30 metri. E subito dopo c'è la cintura industriale. Quasi tutto fermo, solo poche fabbriche che sembrano fare dei lavori continuo la propria religione. È una triste cintura verde, le serre opache, grigie, livide. Ecco perché le fragole avranno perso il colore. Ci manca poco che siano bianche fuori, come mai cominciano a essere dentro, e abbiano il sapore di qualsiasi cosa che non sapete niente. Svoltiamo adesso a sinistra. Laggiù in fondo, dove si vedono quegli alberi? Sì, quelli raggruppati come se fossero un mazzetto. C'è un importante sito archeologico ancora da esplorare. Lo so da fonte sicura. Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di ricevere un'informazione del genere direttamente dalla bocca del fabbricante. Cipriano si è già domandato come gli sia stato possibile lasciarsi rinchiudere per 3 settimane senza vedere il sole e le stelle. A meno di non torcere il collo di un 34° piano, con le finestre che non si potevano aprire. Quando aveva qui questo fiume, sia pure maledorante scarso, questo ponte, sia pure vecchio e malandato, e queste rovine, che un tempo erano abitazioni, e il paese dove era nato e cresciuto, dove aveva lavorato, con la sua strada nel mezzo e la piazza sbilenca. Quelli che stanno camminando, quell'uomo e quella donna, sono i genitori di Marcel. Ancora non li avevamo visti in tutto il tempo di questa storia. Dal loro aspetto nessuno direbbe che hanno quel brutto carattere che li si attribuisce, di cui hanno dato notevoli prove. Ecco qual è il pericolo delle apparenze. Quando ci sbagliamo è sempre peggio. Cipriano ancora aveva sporto il braccio fuori dal finestrino del furgone e li salutava come se fossero i suoi migliori amici. Sarebbe stato meglio non l'avesse fatto. Ora la cosa più probabile è che pensino si sia preso gioco di loro. E invece non è vero. Non era questa l'intenzione. Fatto sta che Cipriano ancora è contento. Fra 3 minuti vedrai Isaura e avrà trovato fra le braccia. A meno che non accadrà esattamente il contrario. E cioè Isaura fra le braccia e trovato che saltella, aspettando che gli prestino attenzione. La piazza è superata. All'improvviso, senza avvisare, Cipriano ancora gli si è stretto il cuore. Lui sa della vita. Lo sanno entrambi. Che nessuna dolcezza di oggi sarà in grado di alleviare l'amarezza di domani. Che l'acqua di questa fonte non potrà ammazzarti la sete in quel deserto. Non ho lavoro, mormorò. Ed era questa la risposta che avrebbe dovuto dare. Senza altri fronzoli nei sotterfugi, quando Marta gli ha domandato di che cosa sarebbe vissuto. Non ho lavoro. Su questa stessa strada, in questo stesso punto, come il giorno in cui tornava dal centro con la notizia che non gli avrebbero più comprato le stoviglie, Cipriano ancora ridusse la velocità del furgone. Non voleva arrivare, voleva essere già arrivato. E tra una cosa e l'altra, eccolo lì, la svolta per la via dove abita Isaura Madruga. La casa è quella laggiù.
All'improvviso il furgone ebbe una gran fretta. All'improvviso frenò. All'improvviso ne balzò fuori Cipriano Gore. All'improvviso salì i gradini. All'improvviso suonò il campanello. Suonò una volta, due o tre volte. Nessuno venne ad aprire la porta. Nessuno diede alcun segno da dentro. Misaura non spuntò. Trovato non abbaiò. Il deserto previsto per l'indomani si era anticipato a oggi. Eppure dovevano esserci tutti e due. Oggi è domenica, non si lavora, pensò. Sconcertato, ritornò al furgone. Incrociò le braccia sul volante. La cosa normale sarebbe andare a parlare con i vicini, ma a lui non è mai piaciuto far conoscere i fatti propri. In realtà, quando mandiamo di qualcuno, riveliamo di noi stessi molto più di quanto si potrebbe immaginare. Per nostra fortuna, le persone interrogate, per la maggior parte, non hanno l'udito preparato a cogliere ciò che si nasconde tra parole apparentemente tanto innocenti come queste. Ha visto per caso Isaura Madruga? 2 minuti dopo riconosceva che, a ben rifletterci, doveva essere altrettanto sospetto a starsi lì ferma ad attendere davanti casa quanto andare, con fare di falsa naturalezza, a domandare al primo vicino se casualmente non avesse visto uscire Isaura. Vado a cercarli, pensò. Può darsi che li incontri. Il giro per il paese risultò inutile. Isaura e trovato sembrava essersi rileguati alla faccia della terra. Cipriano Gore decise di andare a casa. Avrebbe tentato nel tardo pomeriggio. Saranno andate da qualche parte, pensò. Il motore del furgone intonò la canzone del ritorno a casa. Il conducente vedeva già le fronde più alte del Gerso. E all'improvviso, come un lampo nero, trovato si precipitò dall'alto, abbaiando, correndo all'impazzata giù per il viottolo. Il cuore di Cipriano Gore si ritrovò a una possessione dello svenimento, ma non fu prevedere l'animale. Questo amore, per quanto grande sia, non arrivava a tanto. Fu per aver pensato che Trovato non dovesse da solo e che se non stava da solo c'era solo una persona al mondo che poteva stare con lui. Aprò lo sportello del furgone, di un balzo il cane gli saltò in braccio. Era pur sempre vero che sarebbe stato lui il primo e gli arcava la faccia e non gli faceva vedere la strada, quel viottolo in cima al quale compare attonita Isaura Madruga. E ora, per favore, si blocchi tutto, che nessuno parli, che nessuno si muova, che nessuno si intrometta. Questa è la scena commovente per eccellenza. La macchia che risale il sentiero, la donna che ha fatto 2 passi e di colpo non è riuscita più ad avanzare. Guardate come si stringe le mani sul petto. Cipriano Gore che scese dal furgone come se entrasse in un sogno. Trovato che gli va presso e si intuffa fra le sue gambe. Però non accadrà niente di male, ci mancherebbe altro. Che si facesse cadere esteticamente uno dei personaggi principali nel momento culminante dell'azione. Questo abbraccio e questo bacio, questi baci e questi abbracci. Quante volte bisognerà lamentarvi che quello stesso amore che divora sta supplicando di essere divorato? È sempre stato così, sempre. Ma ci sono occasioni in cui ce ne accorgiamo di più. Fu in intervallo tra 2 baci che Cipriano Gore domandò: «E come mai sei qui?» Ma Isaura non rispose subito. C'erano altri baci da dare e da ricevere, urgenti quanto il primo. Finalmente ripresi fiato abbastanza per dire: «Trovato è scappato il giorno stesso in cui sei andato via. Ha aperto un buco nelle siepe del giardino ed è venuto qui. Non c'è stato modo di costringerlo a tornare. E ha deciso di spartarti non so fino a quando. L'unico rimedio era lasciarlo qui, portare da mangiare e da bere, fargli un po' di compagnia, anche se penso non avesse bisogno». Cipriano Gore cercava le tasche e la chiave di casa. Mentre pensava, immaginava. Entreremo tutti e due, entreremo insieme. E ce l'aveva fatta finalmente. Ce l'aveva finalmente in mano quando vide che la porta era aperta. Che come devono essere le porte per chi, venendo lontano, arriva. Non ebbe bisogno di domandare perché. Isaura gli diceva tranquillamente: «Marto mi ha lasciato una chiave perché venissi tanto intanto a reggere la casa, a togliere un po' di polvere. Così, con la scusa che hai trovato, sono venuto tutti i giorni, la mattina prima di andare al negozio, e nel tardo pomeriggio avevo finito di lavorare». Parve che avesse ancora qualcos'altro da aggiungere, ma i labbri si chiusero saldamente come per bloccare il passaggio delle parole. «Non uscirete», ordinavano. Però loro si radunarono, unirono le forze. E il massimo che il potere riuscì a ottenere fu di far abbassare la testa di Isaura e ridurre la voce a un mormorio. «Una notte mi sono fermata a dormire nel tuo letto», disse. «Intendiamoci. Quest'uomo è un vasaio, dunque lavoratore manuale, senza la fiatezza di formazione intellettuale e artistica, a parte con i necessari esercizi della sua professione, di un'età già più che matura. È cresciuto in epoca in cui normalmente le persone dovevano reprimere, ciascuna in se stessa e tutte e tutti quanti, la manifestazione del sentimento e le ansie del corpo. E se è vero che non sarebbero molti quelli che nel suo ambiente sociale e culturale potrebbero stargli davanti in materia di sensibilità e di intelligenza, sentir dire così di colpo, dalla bocca di una donna con cui non è stato tanta intimità, che ha dormito lei nel letto di lui,
Per quanto logicamente stesse camminando in direzione della casa, dove l'equivoco caso si è dato, per forza doveva bloccare il passo, guardare con sgomento la audace creatura. Gli uomini, confessiamo una volta per tutte, non finiranno mai di intendere le donne. Per fortuna questo qui è riuscito, senza sapere come, a scoprire per mezzo della sua confusione le parole giuste che il momento richiedeva. Non dormirai più nell'altro. Veramente, questa frase va sempre così. Si sarebbe perso tutto l'effetto se lo avesse detto, per esempio, come che appone nel suo film su un accordo di convenienze. Bene, già che tu sei venuto a dormire nel mio letto, io andrò a dormire nel tuo. Mi sembrava di nuovo abbracciato Cipriano Gore, dopo quello che lui aveva detto. E non è affatto difficile immaginare con quanto entusiasmo lo facesse. Ma lui ebbe un improvviso sussulto in cui, a quanto pare, i sentimenti e la passione non c'entravano. Mi sono dimenticato di prendere a valigia la macchia, disse solo questo. Senza prevedere ancora le conseguenze del prosaico atto, controllato che li saltellava appresso, aprì lo sportello del furgone e afferrò la valigia. Ebbe la prima intuizione di cosa sarebbe accaduto quando entrò in cucina, la seconda quando entrò nella stanza, ma la certezza assoluta l'ebbe solo quando Isaura, con una voce che si sforzava di non tremare, gli domandò: «Sei venuto per restare?» La valigia era per terra, in attesa di qualcuno che l'aprisse, ma questa operazione, benché necessaria, poteva aspettare. Cipriano ancora chiuse la porta. Ci sono momenti così nella vita, perché il cielo si apra, bisogna che una porta si chiuda. Mezz'ora dopo, ormai pacificato, come una spiaggia su cui la marea va calando, Cipriano ancora raccontò cosa era successo nel centro. La scoperta della grotta, l'imposizione del segreto, la sorveglianza, la discesa dello scalo, il negro umo all'interno, la paura, i morti legati alla panchina di pietra, le ceneri del falò. All'inizio, quando lo aveva visto risalire e sentire con il furgone, Isaura aveva pensato che Cipriano tornasse a casa perché non riusciva a sopportare più la separazione e l'assenza. E questa idea, come pensabile, aveva confortato il suo ansioso cuore d'amante. Ma ora, con il capo abbandonato nella concavità della spalla di lui, sentendo la mano di lui sulla sua vita, le due ragioni le sono passate tanto giuste. E inoltre, se ci prendiamo la briga di osservare che c'è almeno un aspetto, quello di insopportabilità, in cui una e l'altra si toccano e si accomunano, automaticamente, non esiste più quel motivo serio per affermare che le due ragioni sono contraddittorie fra di loro. Isaura Madruga non è particolarmente versata in storie antiche e invenzioni mitologiche, ma le sono bastate solo due semplici parole per comprendere il nocciolo della questione. Anche se noi le conosciamo già, non c'è niente da perdere né mettere per iscritto di nuovo. Eravamo noi. Il pomeriggio, come era stato combinato, Cipriano ancora telefonò a Marta per dirle che era arrivato bene, che la casa stava come se l'avessero lasciata il giorno prima, che per poco trovato non era impazzito di felicità. E Isaura le mandava un abbraccio. «Da dove parlate?» domandò Marta. «Da casa, ovviamente. E Isaura?» «Isaura è qui accanto a me, le vuoi parlare?» «Sì, ma prima ditemi cosa sta succedendo. A cosa ti riferisci?» «A questo, al fatto che Isaura è lì. Ti dispiace? Non dire sciocchezze, smettete di girare a vuoto. Rispondetemi.» Isaura rimane con me. «E voi con chi restate, babbo?» «L'uno con l'altro.» «Se era questo che volevi sentire.» All'altro capo ci fu un silenzio. Poi Marta disse: «Mi dà tua grande gioia.» «Dal tono non si direbbe.» «Il tono non ha niente a che vedere con queste parole, ma con altre.» «Quali?» «Il domani, il futuro.» «Avremo tempo di pensare al futuro.» «Non fingete, non chiudete gli occhi alla realtà. Sapete perfettamente che per noi il presente è finito.» «Voi siete bene. E qua ci arrangeremo.» «Io non sto affatto bene e non sta bene neanche Marcel.» «Perché?» «Se lì non c'è futuro non ci sarà neanche qui.» «Spiegati meglio, per favore.» «Ho un figlio che mi cresce nella pancia. Se quando sarà padrone di propria azione vorrà vivere in un posto come questo, avrà fatto la sua volontà.» «Ma che io lo partorisca qui? Questo no.» «Avessi dovuto pensarci prima. Non è mai troppo tardi per correggere un errore, anche quando non c'è rimedio per le conseguenze.» «E per questo potrà anche esserci.» «Come?» «Per prima cosa, dovremo parlare a lungo, Marcella e io, poi si vedrà.» «Pensaci bene, non essere precipitosa.» «L'errore, caro babbo, può anche essere la conseguenza di averci pensato bene.» «E inoltre, che io sappia, non c'è scritto da nessuna parte che il fatto di precipitarsi debba condurre per forza a cattivi risultati.» «Spero tu non debba sbagliarti mai.» «Non sono tanto ambiziosa, vorrei solo non sbagliarmi questa volta.» «E ora, se mi permettete, chiudiamo il dialogo fra padre e figlio, passatemi sicura che devo dire tante cose.» Cipriano Gore passò il telefono e uscì nell'aia. Ecco la fornace di un residuo solitario di pietra che si sta seccando. Ecco il forno dove 300 statuine si domandano per chi diavolo le avranno fatte. Ecco la legna che aspetteranno utilmente che la portino in fornace. E Marta gli dice: «Se qui non ci sarà futuro, non c'è neanche lì.»
Oggi Cipriano ancora ha conosciuto la felicità, il cielo aperto e l'amore che è dichiaratosi consumato. E ora ci sono di nuovo le nuvole di tempesta, le ombre maligne del dubbio e del timore. Basta pensare che quello che il cento gli ha pagato per le statuette, sia pure stringendo la cinghia fino all'ultimo buco, non basterà per quei 2 mesi. E che la differenza fra ciò che guadagna la commessa di Saura Madruga al negozio e lo zero deve essere praticamente un altro zero. E dopo domandò, guardando il giusto nero, e lei rispose, dopo? Un vecchio amico come sempre, il futuro. 4 giorni dopo Marta gli telefonava. Verremo domani pomeriggio. Cipriano Gore fece dei rapidi conti. Ma il riposo in Marsiglia dovrebbe essere adesso. Infatti no. Allora, se batte le domande per quando arriveremo, vuoi che venga a prendere? Non ne vale la pena, prenderemo un taxi. Cipriano Gore disse a Saura che gli sembrava strana quella visita. A meno che, aggiunse la distribuzione dei riposi, non sia stata modificata per via di qualche confusione burocratica provocata dalla scoperta della grotta. Ma in tal caso sarebbe stato più naturale dirlo e non farmi mandare domande al loro arrivo. Un giorno passa in fretta, disse Saura, domani sapremo. In definitiva, il giorno non passò tanto rapidamente quanto pensava Saura. 24 ore a pensare sono tante, e si dice 24 ore perché il sogno non è tutto. Di notte, probabilmente, ci sono altri pensieri nella nostra testa che tirano a tenda e continuano a pensare senza che nessuno lo sappia. Cipriano Gore non si è dimenticato le parole categoriche di Marta riferite al figlio che sta per nascere. Che io partorisca qui, questo no. Una frase decisamente esplicita, senza bagi. Non di questi insiemi di suoni vocali, più o meno organizzati che perfino quando affermano sembrano dubitare di se stessi. La conclusione, pertanto, a riguardo di logica, poteva essere soltanto una. Marta e Marcella andavano lì dal centro. Se lo faranno, sarà una sciocchezza, diceva Cipriano Gore. Di cosa arriveranno poi? La stessa domanda ci si potrebbe fare a noi, disse Saura, e non per questo mi vedi preoccupata. Tu credi nella divina provvidenza che veglia sui poveracci? No. Credo piuttosto che ci siano occasioni nella vita in cui dobbiamo lasciarci portare la corrente di ciò che accade, come se le forze per resistere ci mancassero. Ma all'improvviso percepiamo che il fiume si è messo a nostro favore. Nessun altro se n'è accorto, solo noi. Chi guarda crederà che siamo per naufragare. La nostra navigazione non è mai stata tanto salda. Speriamo che l'occasione in cui ci troviamo sia una di queste. Fra non molto si saprà. Marta e Massè sceso da Xi. Scaricava da portapagli un certo numero di colli, meno di quelli che siamo portati nel centro. Trovato, sfogò l'emozione facendo due giri forzinati intorno al gesso nero. E quando i taxi discese il sentiero per tornare in città, Marcia disse: non sono più dipendente del centro, ho dato le dimissioni. Cipriano Gore e Isaura non ritennero di aver manifestato alcuna sorpresa, che per giunta sarebbe suonata falsa, ma almeno certe domande erano obbligate a farle. Una di quelle domande inutili senza le quali sembra che non possiamo vivere. Sei sicuro che sia stata la cosa migliore per voi? E Marcia rispose: non so se sia stata la cosa migliore o peggiore, ho fatto ciò che dovevo e non sono stato l'unico. Ho dato le dimissioni anche altri 2 colleghi, un esterno e un residente. E al centro come hanno reagito? Chi non si adatta non serve e io non mi adattavo più. Le ultime 2 frasi furono pronunciate dopo cena. E quando è che hai sentito che non ti adattavi più? Domandò Cipriano Gore. La grotta è stata l'ultima goccia, come lo è stato anche per voi. E per quei 2 colleghi? Sì, anche per loro. Isaura si alzò e cominciò a sparecchiare la tavola, ma Marta disse: lascia stare, poi rigoverniamo insieme. Dobbiamo decidere cosa fare. Isaura, disse Cipriano Gore, è dell'opinione che dovremmo lasciarci portare al corrente di ciò che accade, che arriva sempre un momento in cui percepiamo che il fiume è a nostro favore. Io non ho detto sempre, lo corresse Isaura, ho detto che ci sono delle occasioni. In ogni modo, non fateci caso. È solo una fantasia che mi passa per la mente. A me serve, approvò Marta. A me è molto simile a quello che ci è accaduto. Cosa faremo allora? Domandò il padre. Ma se io cercheremo di trovare una sistemazione lontano da qui, è deciso. Con il centro è finita, con la fornace è già finita. Da un momento all'altro ci siamo ritrovati come degli strani in questo mondo. E noi? Domandò Cipriano Gore. Non vi aspetterete che sia io a riconsigliarvi cosa dovete fare? Intendo bene se penso che ci state proponendo di separarci. Intendete male. Dico piuttosto che le ragioni di alcuni possono essere le ragioni di tutti. Potrei esprimere un'opinione, suggerire un'idea? Domandò Isaura. In realtà non so se ne ho il diritto. Faccio parte della famiglia da neanche una mezza dozzina di giorni. Eppure mi sento come se fossi venuto in prova, come se fossi entrato alla porta del retro. C'è già da mesi, da quella famosa brocca, disse Marta. Quanto al resto delle parole che hai pronunciato, che sia mio padre a rispondere. A parte il fatto che lei sembra avere un'opinione da dare, un'idea da suggerire, non ho sentito altro.
e dunque qualsiasi apprezzamento mio in questo momento sarebbe di sicuro fuori discussione, disse Cipriano al volo. Qual è la tua idea? Domandò Marta. Ha a che vedere con quella fantasia corrente che ci porta via, disse Saura. Spiegati. Ed è la cosa più semplice del mondo. So già qual è l'idea, interruppe Cipriano al volo. Qual è? Domandò Saura. Andiamo via anche noi. Esatto. Marta tirò un profondo respiro. Prevede le idee fattibili, non c'è niente come una donna. Ci conviene essere precipitosi, disse Cipriano al volo. Cosa vuoi dire? Domandò Saura. Hai la tua casa, il tuo lavoro. E allora? Abbandonare tutto così, voltare le spalle. Già prima avevo abbandonato tutto. Già prima ho voltato le spalle. Quando mi sono stretta con la brocca al petto, bisognava proprio che fossi uomo per non capire che stavo stringendo te. Le ultime parole quasi perse in improvvise interruzioni di singhiozzi e di lacrime. Cipriano al volo attese timidamente la mano e sfiorò un braccio. E non riuscì a evitare che il pianto si intensificasse. O forse c'era bisogno che andasse così. A volte non sono sufficienti le prime lacrime. Dobbiamo pregarle, per favore, di continuare. I preparativi occupavano tutto il giorno successivo. Prima da una casa, poi dall'altra. Marta e Saura scelsero quanto ritenne necessario per un viaggio di cui non si conosce la meta e che non si sa come né dove si concluderà. Il furgone fu caricato dagli uomini, con l'aiuto dei datati stimolanti di trovato. Oggi tutt'altro che inquieto per quello che era, con la massima chiarezza, un nuovo trasferimento. Perché nella sua testa di cane non poteva neppure entrare l'idea che lo stesso per abbandonare una seconda volta. La mattina della partenza spuntò col cielo grigio. Aveva piovuto durante la notte, nell'aria c'erano quei là piccoli pozzi d'acqua e il gesso nero, per sempre aggrappato alla terra, gocciolava ancora. Andiamo, domandò Marcel. Andiamo, disse Marta. Montarono sul furgone, i due uomini davanti e i due donne dietro, controvati in mezzo. E quando Marcel stava per mettere la macchina in movimento, Cipriano ancora disse bruscamente: aspetta. Scese dal furgone e si diresse al forno. Dove va? Domandò Marta. Cosa andrà a fare? Mormorò Saura. La porta del forno venne aperta. Cipriano ancora entrò. Quando poco dopo ne uscì, era in maniche di camicia e si serviva della giacca per trasportare qualcosa di pesante. Delle statuine, non poteva essere altro. Vuole portarsi per ricordo, disse Marcel, ma si sbagliava. Cipriano ancora si avvicinò alla porta di casa e cominciò a disporre le statuette per terra, in piedi, fissate nel terreno umido, e dopo averle disposte tutte tornò nel forno. A quel punto anche l'artificiatore non scese dal furgone. Nessuno fece domande. A una entrarono anche loro nel forno e portarono fuori le statuine. Isaura corse al furgone a prendere un cesto, un sacco, qualsiasi cosa, e a poco le statuine andavano occupando lo spazio davanti a casa. E allora Cipriano ancora entrò nella fornace, prese gli scaffali e le statuette difettose che aveva radunato lì. Le riunì le loro sorelle ben fatte e sane. Con le piogge si trasformeranno in fango e poi in polvere quando il sole asciugherà. Ma questo è il destino di ognuno di noi. Ora le statuette non sono più di guardia, sono davanti alla casa, ma difendono anche l'entrata della fornace. Alla fine ci saranno più di 300 statuine che guardano fisso. Pagliacci, buffoni, schimesi, mandarini, infermieri, assini con la barba. Fino ad ora trovato non ne ha ancora buttata giù nessuna. Trovate un cane coscienzioso, sensibile, quasi umano. Non c'è bisogno di spiegargli cosa sta succedendo. Cipriano ancora andò a chiudere la porta del forno. Disse, ora possiamo andare. Il furgone fece manovra e scese giù per il sentiero. Arrivata alla strada, svoltò a sinistra. Marta piangeva con gli occhi asciutti. Isaura l'abbracciava, mentre trovato si rannicchiava in un canto del sedile perché non sapeva da chi accorrere. Dopo alcuni chilometri, Marcel disse, scriverò ai miei genitori quando ci fermiamo per pranzare. E subito dopo, rivolgendosi a Isaura e al suocero, c'era un manifesto di quelli grandi sulla faccia del centro. Riuscite a indovinare cosa diceva? Domandò. Non abbiamo idea, risposero entrambi. E allora Marcel disse, come se recitasse, entro breve, apertura pubblica della caverna di Platone, attrazione esclusiva, unica al mondo. Acquista subito il biglietto.